Prima di passare alla seconda sessione, vorrei cogliere due spunti da sottoporre di nuovo all'attenzione in maniera forse anche interessata, ma lo ritengo opportuno perché mentre da un lato il professor Figà ha lasciato molto spazio alla fantasia, quindi alla creatività, alla possibilità che le cose in qualche modo si armonizzino e si sistemino, il professor Gambino invece ha in qualche modo sottolineato la necessità di un metodo di confronto o comunque di individuazione di tipologie facendo una vasta gamma. Questo, diciamo, mi offre lo spunto di risottoporre in qualche modo una delle tipologie riassunte in più aspetti dal live alla mostra dal professor Gambino, che è una tipologia abbastanza individuabile e credo difficilmente annientabile, perché quello che è live, quello che è partecipazione attiva, fisica, insieme a numerose altre persone, ad un evento che sia musicale, che sia di altro genere, credo che, anzi mi auguro, sono sicuro, che non verrà mai a morire, potrà cambiare di dimensione, di location, ma non verrà mai a morire. E quindi questo credo possa essere già uno degli argomenti su cui trovarci in qualche modo d'accordo verso una definizione del come, del quanto e del perché. Mi scuso, ma ne approfitto di questa occasione per risollecitarlo. Quindi passerei direttamente la parola alla dottoressa De Marco e inviterei tutti di mantenersi intorno ai 10 minuti per poi procedere con degli interventi da parte, di chi ha interesse a porre dei quesiti. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio molto Assomusica per aver organizzato questa occasione di confronto su una tematica che è sicuramente attuale per tutti noi. E io sono il coordinatore dell'Ufficio per la tutela del diritto d'autore del Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che condivide con la Direzione Generale Biblioteche del Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo la competenza in materia di diritto d'autore e di diritti connessi. E oggi in questo breve intervento vorrei fare il punto su due attività che stiamo conducendo come amministrazioni e che riguardano sicuramente il campo appunto del diritto d'autore e del diritto connesso e più specificatamente sono riferite a delle recenti novità, innovazioni nella normativa comunitaria. In particolare parlo del recepimento della direttiva 2014-26 UE sulle società di collecting e sulle licenze multiterritoriali e sulle reazioni italiane alla annunciata riforma del copyright che la Commissione europea diciamo, ha annunciato nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale. La direttiva 2014-26, quindi quella sulle società di collecting, come sapete, va recepita entro il 10 aprile 2016 e per questo nell'ambito del Comitato Consultivo Permanente sul diritto d'autore è stata costituita una commissione speciale che ha il compito di studiare i vari aspetti connessi al recepimento di questa direttiva. La direttiva avrà un primo impatto sicuramente su quello che è il settore dell'intermediazione dei diritti connessi. Questo settore è stato liberalizzato, come penso sia noto a tutti i partecipanti a questo convegno, a inizio 2012 con il decreto legge 1 del 2012, il quale nel prevedere che il mercato dell'intermediazione dei diritti connessi è libero, ha previsto però una serie di requisiti minimi che gli operatori devono possedere per operare nel settore. E questi requisiti minimi sono stati individuati tramite un decreto, un DPCM, della Presidenza del Consiglio e in concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Ministero del Lavoro.
Il sistema dei requisiti minimi, e qui veniamo diciamo al collegamento con la direttiva, perché vi starete chiedendo il collegamento con la direttiva 26, il sistema dei requisiti minimi definisce alcuni, un set di requisiti che sono in parte previsioni statutarie che le società devono possedere indipendentemente dalla forma societaria scelta per poter operare nel mercato. Faccio due esempi, una serie di libri contabili e un collegio sindacale che non può essere monocratico, indipendentemente dal fatto che la società sia una società, insomma, un SRL, una società di persone, una società per azioni. Poi ci sono una serie di requisiti di tipo organizzativo-gestionale in termini di risorse, quindi banche dati, strumenti informatici, personale adeguatamente formato, e poi dei requisiti posti direttamente a garanzia degli aventi diritto, in primis la fideiussione. Dunque, quindi questo è un sistema basato su una logica di adempimento formale di questi requisiti che sono stati individuati come quelli a garanzia della solidità patrimoniale e societaria degli organismi. La direttiva 2014-26 invece cambia completamente la logica, la ribalta, cioè invece di adempimenti formali individua la necessità di rispettare degli standard di trasparenza, di governance e di non discriminazione, ponendo in capo agli aventi diritto la responsabilità di scegliere consapevolmente tra varie società di intermediazione che operano all'interno del mercato. In sintesi, la direttiva si basa sul principio di libera scelta dell'organismo intermediario, del rispetto quindi di una serie di requisiti relativi agli organi della società, ad esempio ci deve essere un'assemblea, un organo di sorveglianza e gestori, la necessità di gestire i proventi dei diritti con diligenza e di distribuire i proventi rapidamente. Inoltre ci sono delle misure di trasparenza, cioè sono previste una serie di informazioni minime, un set, che devono essere messe a disposizione da parte degli organismi di intermediazione, e inoltre la necessità di pubblicare una relazione sulla trasparenza. Quindi questi requisiti costituiscono un sistema che è molto diverso rispetto a quello dei requisiti minimi, e per cui motivo per il quale i lavori finalizzati al recepimento della direttiva costituiscono un'occasione per rivedere criticamente anche il sistema dei requisiti minimi mediante un'attività di analisi che potrà portare a individuare delle proposte di modifica degli stessi. Sempre nel campo dei diritti connessi, inoltre, noi siamo consapevoli che nel settore ci sono una serie di criticità. Scusate un attimo. Dunque, nel campo dei diritti connessi c'è noto che il settore stenta a funzionare per una serie di criticità che sono note a tutti gli operatori. Su questo voi sapete che in corso da parte del sottoiniziativa del sottosegretario Lotti è stato intrapreso un percorso che deve portare a un disegno di legge di riforma del diritto connesso, che è basato su una logica di sistema per la quale sono stati coinvolti tutte le società di collecting e sono state coinvolte tutte le società di collecting che hanno potuto presentare delle proposte, e c'è stata un'elaborazione di queste proposte che ha portato a una prima bozza che in questo momento è all'attenzione delle amministrazioni competenti. Infine voglio ricordare l'attività di verifica dei requisiti minimi che è stata intrapresa dalle amministrazioni a partire dal mese di ottobre di quest'anno. Su segnalazione delle società di collecting è stato richiesto a tutte le 9 società che hanno comunicato l'avvio dell'attività di fornire delle informazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti
Queste informazioni, vabbè, sono state richieste ovviamente per iscritto, sono state esaminate le risposte delle collecting alle società sono state richieste degli elementi informativi ulteriori rispetto alle informazioni presentate. Dalle risposte che potranno pervenire entro la fine di maggio sarà possibile per le amministrazioni comprendere le collecting che sono in regola col sistema dei requisiti minimi e quelle che invece dovranno essere cancellate dall'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento. In sintesi, scusatemi perché prima ho avuto un attimo di insomma così, quindi forse non ho chiarito il principio. Quindi diciamo in questo ambito le nostre... No, perché le cose fondamentali diciamo sono due che volevo dire. Uno, che i requisiti minimi saranno, perché vedo molte collecting, tra l'altro sedute qui, anche quelle che più vivacemente diciamo ci hanno contestato in molti momenti la mancanza di rispetto dei requisiti minimi dei concorrenti, giustamente. Quindi da un lato c'è un'attenzione da parte del Dipartimento e del MIBACT a verificare il rispetto di questo sistema della normativa attuale da parte di tutti i concorrenti e questa cosa sì, avrà una fine a maggio. D'altro canto però siamo consapevoli che l'orientamento europeo, anche grazie appunto alle nuove tecnologie, chiede un modello diverso, va verso un modello diverso, un modello su standard di comportamento e basato sulla responsabilizzazione dell'artista, che invece sembra un po' essere considerata di meno nel sistema dei requisiti minimi, perché quando un'amministrazione controlla una serie di adempimenti e ritiene di non permettere di operare a delle società che non li mantengono, chiaramente fa uno screening, ma è come se dicesse che tutte quelle che operano sul mercato possono essere considerate equivalenti. Invece col sistema della direttiva, trasparenza, dati pubblicati, dati obbligatori resi disponibili su internet, si cambia la prospettiva e si dà una responsabilità molto maggiore agli aventi diritto. In questa ottica noi faremo un'attività di analisi per capire, parallelamente ai lavori con i quali studieremo il modo come fare la proposta di recepimento della direttiva, perché chiaramente poi sarà recepita con un decreto legislativo, però la proposta di recepimento, la bozza che sarà fatta, in parallelo potrà prevedere la modifica di alcuni dei requisiti minimi, in particolare alcuni che sono particolarmente, tra parentesi, odiosi agli operatori. Faccio l'esempio della fideiussione, sulla quale insomma è noto a tutti che ci sono state una serie di difficoltà, perché nel momento in cui le imprese si impegnano a distribuire entro una certa data tutti i diritti, è chiaro che si può semplificare forse il sistema di garanzia e trovare delle forme alternative. Visto che il tempo sta per scadere, però vorrei dire anche due parole sulla riforma europea del copyright. Dunque, voi, come avevo annunciato all'inizio, penso che le persone qui siete tutti consapevoli che c'è l'idea da parte della Commissione europea di riformare l'acquis comunitario sul copyright, in particolare modificando la direttiva Infosoc. Questo perché ci sono alcuni punti in particolare che sono stati individuati dalla Commissione anche a seguito della consultazione che si è tenuta nel 2014 come di particolare criticità per la realizzazione del mercato unico digitale. In particolare sono la territorialità, le eccezioni e limitazioni e l'enforcement del diritto d'autore. Ora, questo è un processo in corso, ci sono stati annunci da parte della Commissione, i Paesi stanno avendo una serie di reazioni, le amministrazioni di settore, quindi la Presidenza del Consiglio e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno riflettuto seriamente su quella che può essere la posizione tecnica adottare nei confronti di queste criticità che sono state individuate dalla Commissione sulle quali si vorrebbe intervenire, e hanno ritenuto di adottare una posizione tecnica condivisa, unica, che è basata su alcuni principi.
Cioè, l'idea di fondo è che, ve la sintetizzo perché il tempo appunto sta finendo, l'idea di fondo è che il diritto d'autore costituisce un presupposto imprescindibile per tutelare l'industria creativa vista sia nel, per il contributo che può dare alla diversità culturale e alla cultura dei paesi, e sia proprio come industria che ha un potenziale economico notevole nell'ambito dell'economia, dell'economia della conoscenza. E quindi diciamo l'Italia pensa che se sicuramente diciamo, è necessario fare ogni sforzo affinché il mercato unico digitale si sviluppi, ciò non può essere a detrimento del diritto d'autore. Per cui diciamo, ci sono abbiamo previsto una serie di misure, cioè non una serie di misure, una serie di reazioni alle singole misure proposte dalla Commissione, scusatemi. Quindi rispetto al principio di territorialità, noi riteniamo che ci sia già in Europa un buon grado di armonizzazione, un grado sufficiente di armonizzazione, e che più che l'introduzione di un titolo unico europeo sul diritto d'autore vada perseguita la strada delle licenze, a maggior ragione dopo che anche grazie alla direttiva 26 le licenze multiterritoriali si saranno sviluppate per quanto riguarda il settore musicale, questo settore possa essere considerato come un settore pilota rispetto al quale poi evidentemente spingere per l'utilizzo di licenze anche in altri contesti. Per quanto riguarda le eccezioni e limitazioni, l'Italia diciamo, ritiene che possano essere introdotte solo le eccezioni strettamente indispensabili per il funzionamento del mercato unico digitale e solo nel rispetto del three-step test attualmente vigente e a seguito di una seria analisi di impatto economico sulle varie categorie che compongono la filiera dell'industria culturale. Anche perché abbiamo evidenziato, sappiamo tutti, che c'è un problema di redistribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera dell'industria culturale, e questa redistribuzione è ancora più necessaria nell'economia digitale, nella quale sembra che il valore aggiunto si concentri diciamo, nelle fasi della filiera più lontane dall'industria culturale e comunque ne sono penalizzati gli operatori di minori dimensioni. Per quanto riguarda infine l'enforcement, invece, diciamo, l'idea è che sia necessario, sia impossibile rivedere la direttiva InfoSoc se non si rivede contemporaneamente anche la direttiva sul commercio elettronico e la direttiva enforcement. E questo perché la deresponsabilizzazione, ora uso una parola forte, però nella sostanza è questa, di tutti i fornitori di servizi, chiaramente costituisce un vulnus molto significativo nella lotta contro la pirateria. E chiaramente l'ideale sarebbe pensare a delle soluzioni che vedono la collaborazione, quindi soluzioni collaborative con i settori industriali che sono impegnati nella fornitura di servizi, o comunque almeno prevedere una differenziazione delle tipologie di fornitori in base alla loro possibilità effettiva di conoscere o comunque di poter rimuovere quelli che sono contenuti oggetto di pirateria. Vi ringrazio, mi scuso ancora per il... Grazie dottoressa De Marco. Passerei la parola all'avvocato Lascialfari in attesa che arrivi il professor Gamaleri, che ha un leggero ritardo. Grazie. Buonasera a tutti. Il mio tema è lo spettacolo dal vivo e l'innovazione con riferimento al diritto d'autore. Quindi il mio approccio è molto diverso rispetto a quello dei precedenti relatori bravissimi, perché in realtà lo spettacolo dal vivo, forse dall'innovazione come la si intende, principalmente innovazione nel sistema di trasmissione e riproduzione dell'opera tutelata, è una sorta di nucleo, diciamo così, protetto e per certi versi avulso. Quindi, diciamo, rispetto ai temi dell'innovazione, della trasmissione,
diciamo, lo spettacolo dal vivo è in una posizione quasi irrilevante, salvo che per una serie di aspetti per quanto riguarda proprio la gestione del diritto. Questa considerazione nasce proprio anche da una valutazione di quella che è la salvaguardia, diciamo così, proprio dello spettacolo dal vivo in questo contesto di diffusione dell'opera. Cioè, in qualche modo pare che il pubblico abbia apprezzato in misura sempre crescente questo scambio diretto e immediato con l'artista, il fatto della unicità dell'evento sia per luogo che, diciamo così, di memoria e crescita culturale legata proprio alla percezione dell'opera in quel determinato contesto. In qualche modo tutto questo si collega forse anche a quelle considerazioni che faceva il professor Gambino della tutela dell'integrità dell'opera dell'autore, cioè questa fruizione diretta dell'opera è apprezzata dal pubblico. Secondo me è anche un valore su cui occorre interrogarsi per la sua valorizzazione, cioè questa peculiare caratteristica della unicità dell'evento è un bene in sé che merita un'attenzione che finora, a mio avviso, non c'è stata. Da questo punto di vista, ecco, subentrano passaggi ulteriori che riguardano proprio anche queste, diciamo, considerazioni. Scusate, ma qui veramente manca l'aria. È un dato oggettivo. È un dato oggettivo, chiedo scusa. Si va in soffocamento. Chiedo scusa per l'interruzione, insomma, ecco, provo la sensazione che ha provato la collega poc'anzi. Allora, partito. Ecco, allora, va bene, quindi vi invito a parlare da postazioni diverse. Ecco. Allora, chiedo scusa anche per la confusione con cui ho esposto questi argomenti, ma ripeto, è dovuto proprio al soffocamento che si prova stando qua. I temi dell'innovazione, quindi, per quanto concerne lo spettacolo dal vivo, rilevano sotto profili diversi, cioè la necessità di avere un ordinamento che valuti in misura diversa lo spettacolo rispetto a quella che è l'impostazione tradizionale. Direi che dalla normativa di settore, nella legge sul diritto d'autore e anche dalle varie ricostruzioni correlate, abbiamo una visione tardo-ottocentesca del diritto d'autore, cioè legata ancora alla figura dell'impresario proprietario di teatri, agente del musicista, editore degli spartiti musicali, cioè c'è proprio una concezione di questo genere che oggi non ha più ragion d'essere, perché tutto il mondo dello spettacolo ha vissuto l'evoluzione dove, insomma, basti pensare, e qui tocco un ambito diverso, la diversa modalità di interpretazione delle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Se noi andiamo a vedere il testo unico, vediamo quanto la Corte Costituzionale abbia, come dire, sanzionato quelle norme che erano a tutte, diciamo così, come controllo del contenuto dell'opera, laddove adesso residuano invece quelle norme del medesimo testo che sono a garanzia della sicura e corretta fruizione dello spettacolo. Quindi c'è stato indubbiamente un intervento pubblico teso a valorizzare lo spettacolo come bene culturale meritevole di tutela. E tutto questo, ecco, dove si parla di diritto d'autore, sembra sfuggire sotto alcuni profili. Proprio la figura qui dietro rappresentata dell'artista Davide Guetta, il quale ha le cuffie probabilmente non perché è un DJ come è stato qualificato, ma per proteggersi dal fischio negli orecchi, visto le volte che è stato rammentato oggi pomeriggio, ecco, è sintomatica anche di questo. Cioè, noi in questo momento dobbiamo confrontarci con una nozione di musica dal vivo vincolante che è dettata da una circolare dell'Agenzia
delle entrate del 2000, che definisce musica dal vivo soltanto quella che è eseguita mediante strumenti musicali e esclude dalla musica dal vivo e la inquadra nell'intrattenimento quella che invece è effettuata mediante registrazioni. Io mi sono tolto la curiosità di andare a vedere alcuni celebratissimi artisti, autori di musica contemporanea, come descrivevano le loro opere. E su questo, per esempio, per tutti Luciano Berio, in un'opera del 1958 lui la definiva elaborazione elettroacustica della voce di Katy Berberian su un nastro magnetico. In 5 minuti, proprio compulsando Wikipedia, quindi nessuna ricerca approfondita e nessuna pretesa di completezza, ma per esempio Luigi Nono nel 1964 per la prima volta rappresentava la fabbrica illuminata per soprano e nastro. Lo stesso Bruno Maderna addirittura nel 1952 musica su 2 dimensioni per flauto, percussioni e nastro magnetico. Quindi paradossalmente noi abbiamo delle composizioni musicali dei più noti e famosi musicisti contemporanei italiani che oggi paradossalmente sarebbero inquadrati come intrattenitori e musica da discoteca. Quindi diciamo così, è evidente che una configurazione di questo tipo è assolutamente datata e non può essere, diciamo così, oggi non possiamo considerare che a dettare i criteri distintivi fra la musica dal vivo e l'intrattenimento sia una circolare ministeriale. Mi richiamo a un'altra osservazione fatta dal professore Gambino quando diceva che c'è questo slittamento nella normativa. Evidentemente, cioè, se noi pensiamo che la maggior convenienza per l'erario di qualificare in una casella piuttosto che in un'altra una rappresentazione sia quello il criterio distintivo dell'opera musicale, evidentemente abbiamo abdicato su qualunque spunto di ricerca e di approfondimento anche dottrinario, perché diciamo così, possiamo mettere i remi in barca. Ecco, quelle differenze di percentuali che citava il presidente Spera all'inizio mi sembra a me che siano, sì, voglio dire, una spiegazione per far capire dove pende l'ago della bilancia, ma evidentemente non possiamo rimetterci a una circolare dell'Agenzia delle Entrate per capire a che categoria appartiene un'opera. Questo è un profilo. Altri profili dove evidentemente l'innovazione è necessaria, perché qui oltretutto è difficile anche parlare di innovazione, perché nell'ambito musicale questi sono concetti acquisiti oramai da 70 anni, cioè queste sono opere, le prime opere per nastro magnetico sono appunto state pubblicate e rappresentate dagli anni 50 in poi. Ci ritroviamo ad oggi a dover escludere un'opera musicale di questo genere per motivi propriamente di carattere fiscale e nient'altro. Necessita, a mio avviso, anche una rivisitazione innovativa, visto che stiamo sottolineando quali sono i profili di innovazione, anche il regime delle sponsorizzazioni, del trattamento ai fini del pagamento del compenso per diritti d'autore e delle sponsorizzazioni dei contributi pubblici. Su questo, lo dico proprio serenamente, la SIAE fa il suo mestiere, nel senso che evidentemente non può non curare gli interessi suoi propri ed istituzionali, però lo fa, e evidentemente lo fa anche in maniera consapevole e critica, perché questo tema, ogni volta che la medesima SIAE stipula convenzioni con associazioni che rappresentano operatori nel settore, questo tema viene affrontato e si capisce che non possono essere portate alle estreme conseguenze quelle decisioni, poi in definitiva sono 2 sentenze della Cassazione relative alle sponsorizzazioni e un'altra sentenza relativa ai contributi pubblici, che dicono che in realtà devono essere assoggettate all'intero prelievo tutte quelle forme di finanziamento che servono a tenere
come a dire, più basso i costi dello spettacolo e incidono indirettamente sul costo del biglietto. Ora, si tratta di considerazioni e di valutazioni che all'epoca diciamo molto, molto favorevoli, indubbiamente, per la società che rappresenta gli autori ed editori, che però, diciamo così, volendo, possiamo portare anche alle estreme conseguenze. Allora, il contributo che viene dato all'ente pubblico per l'intera stagione teatrale, oppure addirittura si potrebbe pensare, in questa logica qui, il finanziamento alla società che fa il medesimo socio della società organizzatrice degli eventi, cioè non ha nessuna, diciamo così, serve anche questo a tenere basso il costo del biglietto, comunque incide sui costi dello spettacolo. Si tratta evidentemente di questioni che, a mio avviso, dovrebbero essere rivisitate in una logica che però non può essere esclusivamente settoriale, perché questi sono temi che troppo spesso vengono affrontati limitatamente al comparto, che pure ha bisogno di una rivisitazione di queste cose, ma sono temi che si inseriscono in un discorso di articolazione del diritto d'autore. Cioè, non è più pensabile, per esempio, che il concetto del diritto d'autore come proprietà non abbia a subire anch'esso quella mitigazione in relazione alla funzione sociale della proprietà prevista e sancita dall'articolo 42 della Costituzione. Allora, evidentemente, se c'è un contributo pubblico che viene dato per favorire la diffusione e lo svolgimento degli spettacoli, questo deve in qualche modo essere considerato anche ai fini della valutazione e valorizzazione del compenso per il diritto d'autore. Evidentemente poi temi di questo genere, ce ne sono anche molti altri che implicano indirettamente una valutazione innovativa alla luce anche delle emergenze ordinamentali nel nostro paese, non solo, anche a livello europeo, che, ripeto, per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo, cioè, questi sono soltanto un paio di esempi, ma si inseriscono in un contesto più ampio dove indubbiamente la concezione monolitica del diritto d'autore e non la possibilità di differenziare anche le varie utilizzazioni, un compenso diverso per varie fasi, vari apporti economici, deve essere necessariamente rivisto. Grazie. Grazie, avvocato Lasciarfari, e ne approfitto per buttare lì un'altra provocazione. Basterebbe non firmare il contratto con la SIAE, e qui chiedo agli esperti, nel caso in seguito, che succederebbe. Passo la parola all'avvocato Ferdinando Tozzi, grazie. Eccoci qua, bevo un attimo l'acqua per evitare anche io qualche svenimento. Eccoci qua. Allora, innanzitutto ringrazio il Ministero della Sua Musica e il CREDA per avermi invitato. Ho voluto dare un titolo, diciamo così, al mio intervento, che sarà molto breve, quindi andrò anche abbastanza a braccio, verso una nuova concezione del diritto d'autore, punto interrogativo, principi e modalità di fruizione. Questo perché? Perché è ormai da anni, pur nella mia giovane età e dal 2007 con il professor Gambino, che ho l'onore e il piacere di occuparmi anche come giurista esperto al Ministero dei Beni Culturali, di diritto d'autore de iure condendo, volendo anche dire, ed utilizzare parole auliche, e ho potuto da sempre constatare come da più parti ci si chiede: cambiamo, non cambiamo questa legge sul diritto d'autore? Talvolta devo dire che la domanda aveva dei secondi fini, tal'altra era assolutamente, come dire, in buona fede. Io ho cercato e cerco sempre di dare un approccio scientifico e oggettivo, ovviamente. E devo dire che i principi che furono scritti nel 41, ma in realtà risalgono anche a qualche anno prima, direi, sono sempre validi.
e sono stati dei principi che devono rappresentare una stella polare del sistema del diritto d'autore. È però anche vero che ora non si può più parlare, come giustamente diceva il professor Gambino, di un diritto d'autore. Il diritto d'autore deve prendere atto delle sfide portate dalle nuove tecnologie, che peraltro nuove non sono più, perché ormai ci conviviamo, direi, da almeno 20 anni, quindi anche chiamarle nuove tecnologie mi sembra un qualcosa quasi di obsoleto. E quindi ciò che secondo me va modificato, adeguato, sono le norme più specifiche, quelle nate negli anni, spesso in maniera anche poco ordinata, con tutti quegli articoli ter, quater, arrivare fino, non so, al 30, al 40. Prendendo atto che nel confine e nel quadro dei principi del diritto d'autore ci sono tutti gli strumenti per individuare un adeguamento normativo che sia un volano di sviluppo del sistema cultura. E quando parlo di sistema cultura ritengo anche che sia assolutamente sbagliato, un fallimento di un autogol di tutti noi, una continua contrapposizione. Secondo me tutti dobbiamo lavorare verso un unico obiettivo. Non esiste SIAE contro SIAE, nuovi mai, questo, quest'altro. Siamo tutti una stessa squadra, lavoriamo tutti per la produzione della cultura, per garantire la remunerazione a chi produce cultura e per garantire al contempo una ampia diffusione della cultura stessa, e ci sono tutti gli strumenti per farlo. Detto questo, quindi, alla domanda del titolo del mio intervento, i principi non devono essere assolutamente, a mio avviso, cambiati, è sempre molto rischioso. Le modalità di fruizione è sotto gli occhi di tutti, che sono invece notevolmente mutate, e parliamo della musica, perché in questo luogo non potrei parlare d'altro. La fruizione, ma direi anche la creazione di musica, ha subito e sta subendo degli sviluppi straordinari, e dico straordinari perché hanno delle potenzialità economiche, torno su questo dato, perché cultura e sviluppo economico devono essere un pari passo, straordinari. Però che cosa è successo? Che ormai, al di là dei dati che ci dà il Digital Report che ogni anno si presenta, eccetera, eccetera, è chiaro che si sta avendo un crescendo di quello che è una fruizione della musica non più con un supporto di carattere meccanico e materiale, ma in realtà abbiamo una sorta di godimento, un diritto di godimento della musica, quindi non c'è più tanto, ormai da, se non erro, in Italia siamo una sorta di 50 e 50 fra il supporto materiale e il supporto immateriale, e quindi bisogna considerare una fruizione come una sorta di servizio per cui un soggetto paga per godere dell'opera, dell'ingegno altrui. E quindi in realtà, chiaramente, già con l'acquisto di un supporto meccanico, come tutti voi ben sapete, non si aveva il trasferimento del diritto d'autore, ma soltanto il trasferimento del bene su cui era fissata un'opera tutelata dal diritto d'autore. Ora siamo in una fase ancora nuova di fruizione, in cui in qualche modo anche il corpus meccanicum, contenente il corpus mistico, viene meno. E abbiamo quella che da qualche mese a questa parte mi piace definire come il corpus digitale. In realtà la prima volta dissi digitalis, ma poi sono stato corretto perché in latino è assolutamente sbagliato, ma mi uscì così in un convegno dei giovani notai, per cui fu una cosa improvvisata e chiedo scusa. Un corpus digitale che permette la fruizione innovativa, elastica e la massima diffusione dell'opera dell'ingegno senza tutta una serie di vincoli legati al bene materiale, ma senza anche, e qua volendo ci può essere anche una problematica da affrontare, una serie di garanzie legate al bene materiale, perché tutti noi sappiamo che se io ho speso nella mia vita
50.000, 100.000 euro per comprarmi tutti i più bei CD deluxe, eccetera, li voglio dare ai miei figli, questo non lo posso fare allo stato attuale con i file, perché sono legati all'account, l'account è personale, è una sorta di identità digitale, per cui a meno che non sono così attento da andare da un notaio e vedere di trovare degli strumenti di successione mortis causa adatti, e non è semplice, rischio che il giorno in cui passo a miglior vita tutti questi beni da me pagati finiscono, e quindi ci troviamo innanzi a una nuova fruizione. Ed allora, più che lamentarsi di questo, bisogna secondo me prenderne atto e utilizzare queste novità tecnologiche come un volano di sviluppo della produzione culturale, perché grazie a queste novità si riesce ad avere una maggiore diffusione delle opere dell'ingegno, quindi una maggiore crescita del mercato, una maggiore crescita della produzione culturale, si salva la remunerazione dei soggetti titolari dei diritti e al contempo si permette una ulteriore e ancora maggiore diffusione della cultura. Per cui, per concludere il mio breve intervento, ritengo che non bisogna temere le nuove tecnologie, bisogna invece considerarle uno strumento di ulteriore crescita e quindi cercare, e questa è la sfida complessa, cercare di stare al passo delle nuove tecnologie attraverso le norme. E allora ritorno all'incipit del mio intervento. Ecco perché i principi non vanno cambiati, perché se noi pensiamo di adattare i principi cardine del diritto d'autore all'evolversi continuo e veloce delle nuove tecnologie, siamo sconfitti in partenza. Se invece abbiamo l'intelligenza di cercare di incanalare, di inquadrare tutte le varie sfide che man mano vengono dalle nuove tecnologie in seno ai principi del diritto d'autore, ecco che avremo trovato una possibile soluzione di armonico sviluppo del sistema diritto d'autore. Grazie. Vedo che l'avvocato Tozzi ha resistito bene all'effetto, soffocamento, grazie all'acqua Nestlé, ecco, giusto per creare un break. Passerei invece ora la parola all'avvocato Guido Scorza. Sperando di avere più fortuna in questa postazione. Subito, sì, evidentemente c'è la responsabilità dell'organizzatore, che comunque ringrazio. Intanto grazie davvero a Acqua a Parte per l'invito a questa occasione di confronto, secondo me assolutamente preziosa. Il tentativo che faccio, e me ne scuso anche in partenza, è quella di scendere un gradino, diciamo, dalle cose che abbiamo sentito dire egregiamente sin qui sul diritto d'autore all'attualità e a come girano le cose, funzionano le cose nel settore in particolare dell'intermediazione dei diritti in Italia. La mia premessa, che è, come dire, l'unica parte di principi di questa chiacchierata: trovo in effetti la legge sul diritto d'autore essa stessa la più bella delle opere d'arte che probabilmente si potesse immaginare di scrivere, un'opera d'arte che ha attraversato i secoli e che ha garantito un bilanciamento di contrapposti interessi, quelli dei titolari dei diritti, quelli degli utilizzatori. Un principio che però in quella legge a me sta particolarmente a cuore è che i diritti di proprietà intellettuale degli autori nella legge sul diritto d'autore non sono l'obiettivo ultimo,
non sono il fine della legge, sono lo strumento. Il fine della legge sul diritto d'autore è troppo spesso temo, soprattutto di recente, in questa strana combinazione nuove tecnologie, innovazione, diritto d'autore, ci dimentichiamo. Il fine vero è la promozione della creatività e la massimizzazione della circolazione delle opere culturali. Riconoscere i diritti, soprattutto quelli patrimoniali, agli autori è semplicemente il migliore degli strumenti identificato tanti anni fa, oggi ancora resiste al tempo per raggiungere questo fine. Molto spesso penso ad episodi recenti in materia di enforcement e in realtà anche in materia di identificazione del cosiddetto compenso per copia privata, secondo me questo punto di vista lo si è un po' perso di vista e si è ritenuto che la legge sul diritto d'autore riconoscesse dei diritti ai titolari, dei diritti d'autore, scusate il gioco di parola, come fine ultimo. Secondo me quando si norma in materia di diritto d'autore, viceversa, la posizione corretta è quella di equidistanza tra il titolare dei diritti e il fruitore. Sono tutti e due protagonisti di quella legge sul diritto d'autore. Fatta questa premessa e, come dire, cercando di arrivare il più rapidamente possibile ad alcune suggestioni relative al presente, al mercato dell'intermediazione, intanto una considerazione che secondo me non può sfuggirci. Stiamo parlando di un mercato che è globale in maniera naturale, che è europeo almeno in maniera assolutamente naturale. Siamo in una stagione nel quale con un'app mi prenoto una macchina a Roma, a Parigi o a New York, parlo di Uber, o con Airbnb mi prenoto una casa a Cape Town come a Parigi. Ecco, sarebbe veramente il colmo se un mercato che per definizione è quello dell'immateriale finisse con l'essere radicato a degli ambiti territoriali nazionali in maniera ancor più stringente, ancor più pesante di quanto non accada in relazione a macchine o a case, ai beni fisici per eccellenza. Che ci piaccia o che non ci piaccia, che si scelga come Italia di partecipare a questa rivoluzione o viceversa si provi a frenare il mercato unico che avanza, noi ci ritroveremo in quel mercato da protagonisti o da gregari. E vengo ora a qualcosa di ancor più attuale che si chiama SIAE, ma come dire, non ho nessuna istanza di personalizzazione, quanto piuttosto parlare di intermediazione dei diritti in un paese in cui c'è l'esclusiva comporta come logica conseguenza che io debba parlare della SIAE. Leggo tra virgolette: autori ed editori della musica italiana avrebbero ottime prospettive di crescita se potessero contare su una SIAE adeguata e al passo coi tempi, invece di un organismo burocratico e clientelare la cui inefficienza pesa negativamente sulla nostra competitività. Prima che Paolo Agoglia mi faccia piovere contro una querela, gli segnalo che in realtà queste parole sono parole di Filippo Sugar, neo presidente in pectore della SIAE, pronunciate in un'intervista a Repubblica nel 2010. E questa è in effetti, secondo me, una questione che sta sul tavolo. Se vogliamo discutere di intermediazione dei diritti in questo momento in Italia, noi non possiamo prescindere dalla situazione di cronica inefficienza della SIAE. Non è colpa di nessuno, o perlomeno sarà colpa di tanti, ma non sta a me identificare i responsabili, ma la SIAE di ieri, cioè di quando SIAE di quando Sugar pronunciava queste parole, e la SIAE di oggi, 2009-2013, è una SIAE che ha una costanza, una costante, un margine operativo lordo, una differenza tra ciò che spende per produrre e ciò che produce in termini di valore, che è un meno 27 milioni di euro, 2009-2013, dati di bilancio, e quindi è una società in costante inefficienza. Ora, è ovvio che, come dire, possiamo dire questi sono dati economici, ma questo è il soggetto al quale lo Stato in Italia affida in regime di esclusiva l'intermediazione dei diritti d'autore. È veramente ipocrita immaginarsi che se l'esclusivista è in condizione di inefficienza non si registrino poi inefficienza a valle nel mercato della intermediazione dei diritti. Non è colpa, o io non so dire di chi sia la colpa, dico è uno stato di fatto rispetto al quale chi ha evidentemente compiti e ruoli
di vigilanza su questo stato di cose, ha secondo me il dovere di intervenire. Due suggestioni ancora. C'è nel mercato dell'intermediazione dei diritti in Italia un cortocircuito che a mio avviso va eliminato e va eliminato il prima possibile. SIAE è un esclusivista, è una scelta di politica che non sta a me evidentemente discutere, pur avendo evidentemente le mie idee, ma SIAE è un esclusivista che si è data come regola statutaria quella che in assemblea ogni voto vale un voto più un euro per ogni euro che gli iscritti portano a casa in termini di diritto d'autore. Questa secondo me è, nel mercato dell'intermediazione dei diritti italiano, una distorsione inaccettabile. La regola per cui si vota per censo può anche essere una regola ragionevole in un mercato libero in cui evidentemente poi io autore o io piccolo editore non sia obbligato a iscrivermi dentro una società nella piena consapevolezza che in quella società non conterò mai abbastanza. E anche qui vi leggo tre righe tra virgolette. La musica rappresenta l'80% degli introiti della SIAE e la grande maggioranza degli incassi della musica è garantita da 700-800 autori ed editori professionisti a tempo pieno che però non possono decidere in materia di gestione perché sono per statuto in minoranza. Un paradosso. Se chi ha veri interessi in una società non può guidarne la strategia, si crea un potenziale conflitto tra gli interessi legittimi degli associati e l'agenda di chi governa la società. La SIAE non è nata per garantire i diritti di tutti. Anche queste sono parole del presidente in pectore della società. Parole che, come dire, posso anche ritenere condivisibili, ma se erano condivisibili nel 2010, quando gli editori e gli autori più ricchi della SIAE non contavano per statuto abbastanza nel governo della società, allora sono secondo me ancora più condivisibili oggi, pronunciate dagli autori e dagli editori più deboli dentro quella società. Io non dico che quella regola di statuto sia sbagliata, però dico delle due l'una: o quella regola è incompatibile con l'esclusiva o l'esclusiva è incompatibile con quella regola. In qualche modo l'autore e l'editore deve aver la scelta di entrare e farsi rappresentare in una società in cui può contare qualcosa. Un ultimo minuto su un'altra questione, penso tra l'altro la più rilevante al tavolo di Asso Musica, il rapporto tra l'intermediario esclusivista dei diritti e gli utilizzatori. Si comunica, leggo tra virgolette, che la legge 633 del 41 articolo 171 prevede la denuncia penale alle autorità di polizia giudiziaria in caso di mancata richiesta di autorizzazione alla SIAE e dei relativi pagamenti in caso di diffusione o esecuzione musicale in qualsiasi forma. Si invita pertanto a regolarizzare la posizione nei tempi indicati onde evitare seguiti penalmente rilevanti. È una delle tante comunicazioni che tanti utilizzatori hanno ricevuto, non ho notizia del fatto che stia accadendo in questo momento mentre noi parliamo, da SIAE. Un'equazione che dice: se non ti metti in regola con SIAE, quale che sia la musica che tu suoni, vai incontro a sanzioni penali. È ovviamente un comportamento che dal punto di vista giuridico racconta una realtà diversa da quella che sta scritta nella legge sul diritto d'autore, nella quale avere una licenza o utilizzare un'opera di pubblico dominio è cosa ben diversa da aver firmato un abbonamento con la SIAE. Ecco, io credo che in prospettiva o noi riusciamo a far passare un principio che dice l'utilizzatore paga quando usa al titolare dei diritti dell'opera che usa, o se viceversa continuiamo ad usare nel linguaggio e nelle prassi di mercato un metodo che è a dir poco anacronistico, ma che oltre a essere anacronistico non sta nelle regole, è contra legem, per il quale io mi presento, sento della musica che suona e ti dico è certamente musica della quale io rappresento i titolari dei diritti, o comunque se anche ho sentito musica suonare un minuto ti chiedo di pagare una licenza annuale, una licenza trimestrale e magari ti applico anche una penale in assenza di contratto,
che è quello che racconta il mercato dell'intermediazione dei diritti d'autore oggi in Italia. Io penso, ecco, che questo mercato dell'intermediazione, che pure è uno snodo cruciale nella traduzione dei principi della legge del diritto d'autore da teoria a pratica e operatività, qui non può funzionare. Ecco, io come dire, chi mi conosce sa che dico quello che penso per come mi viene in mente, quindi mi scuso naturalmente se può risultare troppo o può essere risultato troppo aggressivo nei confronti della SIAE. È una coincidenza che però è parte della storia del diritto d'autore in Italia. Se parlo di intermediazione penso SIAE, se SIAE non funziona, non funziona l'intermediazione dei diritti. Mi scuso e vi ringrazio. Grazie Avvocato Scorza, e vorrei cogliere l'occasione di aver citato che la SIAE si regge grazie alla musica, e questo è vero, e visto che do dei numeri, la nostra associazione annualmente solo su concerti a pagamento versa alla SIAE circa 20 milioni di euro, che vuol dire quasi un terzo di quello che è il fatturato che noi creiamo sul diritto d'autore. Grazie. Passo la parola all'avvocato Alessandro La Rosa. Grazie. Grazie. Ma ovviamente anch'io ringrazio Su Musica innanzitutto per avermi invitato. Io sono qui principalmente per rappresentare e portare un po' quella che è l'esperienza di Mediaset, che è uno dei principali protagonisti fino ad oggi in ambito ovviamente del contenzioso, quindi giudiziale, contro coloro che fino ad oggi ancora si definiscono meri intermediari. Ora vedremo perché la tesi ovviamente da noi invece sostenuta è di senso contrario, ma così come giustamente è già stato detto dal Presidente Spera citando Domingo, in cui si fa assolutamente riferimento alla assoluta necessità di tutelare gli investimenti, ma prima ancora che Domingo lo è già stato affermato in sede comunitaria dalla direttiva enforcement, i cui principali e i primi 10 considerando fanno proprio riferimento alla necessità di tutelare gli investimenti. E proprio parlando di investimenti, assolutamente si deve rilevare che in assenza dei fornitori dei contenuti, quella che è stata definita l'industria della rete ovviamente verrebbe svuotata e sarebbe appunto priva di questi contenuti di cui appunto poi viene fatta, viene veicolato sulla rete. Per dare qualche indicazione numerica, Mediaset ha investito oltre 20 miliardi di euro negli ultimi 10 anni e paga a SIAE oltre 60 milioni di euro l'anno. Ora quello che ci si chiede è per quale motivo un operatore come Mediaset, ma faccio riferimento a quelli che sono gli operatori televisivi in generale, devono necessariamente appunto rispettare, come giusto che sia, tutta una serie di fonti normative a livello comunitario, a livello nazionale, estremamente stringenti, e altri operatori, quelli che appunto si amano definire meri intermediari, dovrebbero liberamente veicolare contenuti di terzi, senza fare nessun investimento, senza pagare un solo centesimo per l'acquisto delle licenze e ovviamente dei diritti, e ovviamente facendo e utilizzando questi contenuti a fini pubblicitari, che a ben guardare è lo stesso business degli operatori televisivi tradizionali. E allora quello che si chiede in realtà è semplicemente una regolamentazione che ponga tutti questi operatori su uno stesso piano, quindi un level playing field a livello ovviamente europeo e nazionale. La dottoressa De Marco ha introdotto il tema della armonizzazione, dell'attualizzazione a livello europeo della fonte comunitaria e della fonte normativa sul diritto d'autore. Sappiamo che proprio in questi giorni il Consiglio Superiore della Proprietà Letteraria e Culturale francese ha chiesto al professore Sirinelli di contribuire in quest'ottica
di rivisitazione in un contesto olistico di quelle che sono le fonti normative delle direttive appunto e-commerce, della InfoSoc e della direttiva enforcement. Ma come già stato detto, i principi sono già presenti, quindi in un contesto normativo noi riteniamo, noi come operatori televisivi Mediaset, riteniamo che i principi già ci sono, già esistono e sono chiari, bisogna soltanto farli rispettare. E infatti a livello, diciamo, normativo questi principi sono già stati ampiamente affermati. Per cui innanzitutto l'obiettivo principale, che è quello di garantire un alto livello di protezione al... vediamo se riesco a... Perfetto. A livello di protezione dei diritti ovviamente autoriali e connessi, è già stato affermato dal Consigliato Nuovo ovviamente della direttiva InfoSoc, così come abbiamo già detto che la direttiva Enforcement pone tra i principali obiettivi la necessità di tutelare gli investimenti, senza i quali ovviamente non ci sarà cultura e non ci sarà occupazione. Ma il tema principale appunto è quello degli intermediari, e il tema che si pone è quello di capire e identificare esattamente quale sia il ruolo di questi soggetti. E ovviamente è sempre stato, tradizionalmente si dice la direttiva e-commerce prevede tre e regolamenta tre figure di intermediari e solo quelli, tra cui appunto quello di hosting, ma in realtà non è così, nel senso che la direttiva e-commerce prevede una specie di figure, tra cui quello di hosting, ma prevede in via generale i fornitori di servizi della società dell'informazione, che vanno a contrapporsi a quelle che sono le figure tradizionali dell'hosting provider. Poi vedremo subito qual è il regime di responsabilità. Così come il regime delle esenzioni. Il regime delle esenzioni è già stato indicato chiaramente sempre dalla direttiva InfoSoc, dall'articolo 5, e anche qui di nuovo si fa riferimento agli intermediari come coloro che veicolano tecnicamente i contenuti, e solo in questi limiti se ne può ovviamente consentire appunto l'utilizzo. Sotto questo profilo anche qui fortemente critica appare l'iniziativa di Giulia Reda, sempre a livello ovviamente internazionale, che cerca di imporre e propone di imporre una visione delle esenzioni per cui tutti gli stati membri dovrebbero necessariamente recepire tutte le esenzioni che soltanto in via facoltativa sono indicate dalla fonte comunitaria, e addirittura propone la previsione di una norma aperta in relazione a quelle che sono le esenzioni dal diritto di riproduzione, che ovviamente in quei termini non è accettabile. È stato detto che la battaglia, quindi in ambito giudiziale, è una battaglia di retroguardia. In realtà non sembra che sia così, proprio perché già le fonti comunitarie prevedono la possibilità di tutelare in ambito appunto giudiziario i propri diritti proprio nei confronti di coloro che utilizzano i servizi degli intermediari per violare i diritti appunto dei terzi. Intermediario che, come ci dice la Corte recentemente in una sentenza Telecabel, deve essere inteso in senso ampio, cioè come qualsiasi soggetto che attraverso i propri strumenti consente la violazione dei diritti autorali, e così anche la direttiva Enforcement. I regimi di responsabilità, allora diciamo appunto che in realtà il regime di responsabilità deve essere reinquadrato, reimpostato. Il regime di responsabilità di questi operatori, come tutti coloro che contribuiscono alla violazione dei diritti di terzi, ovviamente va ricondotto a quello che è un principio generale, quindi una responsabilità civilistica di tipo generale. Solo quando effettivamente ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dalla direttiva appunto e-commerce, allora potranno godere di tutta una serie di limitazioni, così appunto come prevede l'articolo 16 della direttiva del decreto legislativo di attuazione appunto della direttiva e-commerce, ciò avviene soltanto nei limiti in cui l'intermediario non sia effettivamente a conoscenza della presenza di questi contenuti illeciti e che si attivi immediatamente dopo averne avuto conoscenza.
Quello che è importante è che sempre la stessa direttiva fornisce degli strumenti per meglio delineare le condizioni alle quali possono ritenersi applicabili queste limitazioni. È assolutamente necessario, cioè, che il loro ruolo sia un ruolo appunto meramente tecnico, automatico e passivo, come ci dice appunto la fonte comunitaria, e che non abbiano in nessun modo il controllo di quelli che sono i dati e le informazioni veicolate. Un ulteriore contributo ci viene sempre dalla Corte, ovviamente la Corte di Giustizia, che nel caso L'Oreal contro eBay chiarisce nuovamente che sono tali quegli operatori che in nessun modo interagiscono con questi dati, con le informazioni, che l'attività di ottimizzazione oppure di promozione di questi dati attribuisce a questi intermediari un ruolo attivo che nuovamente rende applicabile quella che è la regola generale, quindi il principio di responsabilità generale. Volendo velocemente passare in rassegna quelle che sono state le iniziative che in ambito nazionale sono state promosse da Mediaset, possiamo fare riferimento, penso che sia noto ai più, al contenzioso che è ancora in atto e pendente nei confronti di YouTube. Oggetto di questo contenzioso è la violazione di appunto una quantità elevatissima di video e di brani audiovisivi estratti dalle appunto emissioni audiovisive di RT, e che in via cautelare il giudice di Roma ha già affermato il principio che appunto è sostenuto dalla nostra tesi, per cui il provider non può godere di queste esenzioni, di questo principio, di questo regime, quadro normativo di esenzione, lì dove di fatto non si limita a fornire uno spazio di memorizzazione, ma dove interagisce addirittura organizzando, catalogando questi contenuti e svolgendo un'attività che appunto non può inquadrarsi come meramente tecnica. Sappiamo che il Tribunale di Milano in realtà, recependo quanto è già stato affermato in ambito comunitario, ha, qualcuno dice, creato una nuova figura di intermediario, come di l'hosting attivo. In realtà non ha creato proprio nulla il Tribunale di Milano, perché proprio nella sentenza L'Oreal il giudice europeo contrappone la figura del mero hosting passivo all'hosting che svolge un ruolo attivo, proprio per contrapporlo a quegli operatori che si limitano a intervenire in maniera meramente tecnica sui dati e le informazioni memorizzate. E attualmente sono pendenti di fronte ai tribunali di Roma e di Milano oltre una quindicina di contenziosi contro quelli che sono i principali operatori del mercato. Abbiamo in questo ambito, abbiamo citato YouTube, ma anche Dailymotion, Vimeo, Mega Video e Roga Diretta, che è tornato recentemente, è un portale che tutti conoscete, consente l'accesso non autorizzato a contenuti sportivi, alle partite di calcio principalmente. E recentemente il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, proprio il 26 marzo di quest'anno, quindi pochi giorni fa, addirittura ha fatto un passo ulteriore, nel senso che è andato al di là di quella che è la mera contrapposizione del mero hosting passivo con l'hosting che svolge un ruolo ulteriore, diverso, e ha inquadrato questi operatori nell'ambito della direttiva ABMS, quindi la direttiva 13/2010, ritenendo che tali operatori agiscono e si muovono come veri e propri editori di contenuti audiovisivi. Quindi un'ulteriore affermazione di principio di estrema importanza. Si è detto è una battaglia di retroguardia, come per dire che non è questa la soluzione, cioè l'ambito, la via giudiziale non è la soluzione ai problemi che appunto pongono questi operatori. In realtà sicuramente non è la soluzione universale, ma è sicuramente uno strumento che ha consentito fino ad oggi di raggiungere dei risultati importanti, e quindi i rimedi ci sono, esistono, e ovviamente sono anche questi volti all'ottenimento della cessazione degli illeciti, alla prevenzione ovviamente di futuri illeciti e ovviamente al risarcimento dei danni, e spesso si concludono con una serie di accordi anche di natura commerciale. Quindi a volte la via giudiziale è la via che consente poi il raggiungimento di accordi di natura appunto commerciale con questi stessi operatori.
Il passaggio obbligato è quello della diffida all'operatore, al quale si deve ovviamente intimare di cessare l'attività, e possiamo dire che nella nostra esperienza per oltre il 60% dei casi questo primo strumento è già sufficiente a escludere l'attività, a interrompere l'attività illecita. E qualora ciò non avvenisse, ovviamente sussistono tutti i presupposti per agire in via cautelare, proprio perché ovviamente internet è uno strumento che consente ovviamente di massimizzare la diffusione del contenuto illecito e quindi a mantenere l'elemento del periculum, sempre con l'obiettivo ancora una volta di via giudiziaria ottenere un provvedimento che imponga all'operatore, che può essere soltanto il fornitore oltre ovviamente il gestore del sito internet, anche colui che fornisce servizi di hosting o perché no il fornitore di servizi di mera connettività, il Merconduit, e l'ottenimento di provvedimenti inibitori pro futuro, ossia di provvedimenti appunto che non soltanto impongono la rimozione e la disabilitazione dei contenuti già memorizzati, ma anche la rimozione futura di ulteriori contenuti. Qui si apre il tema della possibilità di ottenere provvedimenti di questo tipo, perché sappiamo che la direttiva e-commerce, così come il decreto legislativo, escludono la possibilità di ottenere degli ordini che impongono a questi operatori un obbligo di sorveglianza generalizzata, ma come sempre sosteniamo, in realtà noi non chiediamo un obbligo di questo tipo, ma un onere di eliminazione su specifica indicazione, quindi successiva alla notificazione del contenuto individuato. Ovviamente l'obiettivo finale è quello di ottenere un provvedimento definitivo e nonché risarcitorio, che necessariamente presuppone l'azione di merito. Grazie. Ringrazio l'avvocato La Rosa in effetti era previsto un DJ set dopo, ma date le condizioni economiche a cui avremmo dovuto sottostare, mi tocca far allungare gli interventi, per cui vi prego di essere il più lungo possibile e passerei la parola. È evidente. No, non è evidente, qualcuno ti prende alla lettera. Ah, non mi prende, aiuto. Ma non è nella mia indole dare limitazioni, quindi ho cercato un meccanismo, diciamo, cabarettistico. Passerei la parola al dottor Andrea Miccichè, grazie. Ho un po' paura, Vivo. Allora, buongiorno. Dunque, Basta che funzioni è il titolo di un film di Woody Allen bellissimo, e Basta che funzioni è il mio motto, perché secondo me basta che funzioni, qualsiasi sistema va bene. Quindi va bene il monopolio, va bene la liberalizzazione, va bene tutto, basta che funzioni. E qui vengo al caso diciamo da laboratorio, che in un certo qual modo rappresenta la vicenda che mi vede in un qualche modo protagonista. Io sono il presidente del Nuovo Imaie. Il Nuovo Imaie è nato sulle ceneri del vecchio istituto, deflagrato per una serie di motivi che non è il caso qui di rammentare, e che opera con effetto per competenza dal 14 luglio del 2009. Diciamo che fortunatamente io qua posso portare il caso, così condividerlo, di un ente che è vissuto in un periodo da monopolista o da presunto tale, che il Nuovo Imaie avesse il monopolio è discutibile ed è discusso e non voglio entrare nella questione, per un certo periodo, cioè da 14 luglio 2009 fino a quando intorno alle 11:15 di notte di un giorno del primi di gennaio del 2012 nel Consiglio dei Ministri si decise di liberalizzare con una norma scritta probabilmente poco prima di mezzanotte, che in un certo articolo 39 che riguarda i giornalai. Ebbene, sono stati aggiunti nottetempo tre commi e con quei tre commi è stato liberalizzato, così diciamo un po' prima che Cenerentola perdesse la scarpe lungo le scalinate. Bene, io rappresento, dicevo, il caso di studio per capire cosa
fare di questa SIAE, se è il caso di portarla anch'essa intorno alle 11:15, mezzanotte di un prossimo 21 a subire le stesse sorti, oppure se, come una certa dottrina storica insegna, imparare attraverso lo studio metodico degli errori, migliorarsi, capire dove e come intervenire con il motto di cui sopra, basta che funzioni. Bene, cosa è successo nelle vicende del Nuovo Imaje? Il Nuovo Imaje, che diciamo molto così, con una certa modestia, cerco di presiedere dall'inizio della sua avventura, ha avuto un terreno di confronto con le vicende del vecchio istituto, che è stata un po' la cartina tornasole per capire che cosa si era sbagliato, dove andare a migliorare e poi capire se effettivamente si è migliorato. Ora, io penso che noi, come noi Imaje, abbiamo rappresentato nella storia del diritto connesso, perlomeno del diritto connesso degli artisti interpreti esecutori, effettivamente una pagina, direi, molto positiva, perché abbiamo portato un livello di trasparenza, un livello di fatturato, un livello di identificazione degli artisti aventi diritto che nella storia di questo diritto italiano non aveva e non ha precedenti. Alcuni numeri, tanto per farvi capire di che cosa sto parlando, in termini di fatturato noi abbiamo portato il fatturato dell'istituto quasi a raddoppiare, cioè un aumento del 100%. Abbiamo portato una identificazione degli artisti. Il vecchio problema del vecchio Imaje era, nel lato diciamo musicale, l'identificazione degli artisti. Noi abbiamo messo tutto in rete, è tutto facilmente consultabile da chiunque di voi abbia accesso alla rete telematica, e con un lavoro di acquisizione dati, di acquisizione grafiche, con uno investimento in sviluppo e ricerca, siamo riusciti a portare l'identificazione degli artisti comprimari, non dei primari che erano facilmente identificabili, da un livello che rasentava l'1% all'attuale quasi 50%. Voi mi direte, beh, ha identificato il 50%. Sì, cari signori, provate a identificare in milioni e milioni di brani musicali gli artisti comprimari, se ci riuscite a farlo meglio di noi, vuol dire che siete stati più bravi, e vi assicuro che è difficilissimo. Così come è difficile, ed è stato difficile, identificare gli artisti doppiatori nel settore audiovisivo, laddove c'era un livello di identificazione che rasentava lo 0% e che ora arriva al 75% del fatturato. Questi sono dei numeri che hanno fatto sì che, diciamo, l'istituto abbia effettivamente vissuto, in termini di aumento degli iscritti, di gradimento nella categoria, un'impennata, direi, considerevole. A questo punto, accaduto quel che è accaduto tra le 11:30 e le 11:15, dobbiamo capire il prima e il dopo. Bene, naturalmente poi le vicende delle società, e quindi anche delle società di intermediazione, sono vicende che portano a dei processi che difficilmente sono riscontrabili di mese in mese, di anno in anno. Chi semina oggi, come ci insegnano i contadini, raccoglie domani. E quindi cosa è accaduto? Che noi abbiamo vissuto, diciamo, un periodo di semina molto intenso nei primi mesi di attività, e la raccolta è venuta negli anni a seguire. L'ultima delle raccolte, frutto degli investimenti fatti nel periodo disgraziatissimo del monopolio, è avvenuta quest'anno, o meglio nel 2014, laddove abbiamo avuto un fatturato a dir poco strabiliante, cioè a fronte di un fatturato di quasi 20 milioni del vecchio istituto, noi siamo arrivati a fatturare quasi 40 milioni, cioè come se una società aumentasse il proprio fatturato del 100%. A questo punto entriamo nella fase 2, la fase della liberalizzazione, fase che può collocarsi impropriamente nel 2012, perché va a collocarsi per competenza nel settore audiovisivo nel primo novembre del 2013. Perché primo novembre? Perché in base a un decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il periodo, diciamo così, per competenza in cui inizia la vera liberalizzazione è alla data del 1 novembre del 2013, laddove effettivamente uno dei competitor può svolgere competizione. Ebbene, pur essendo oggi nell'aprile del 2015, sapete quanto ha fatturato l'istituto per competenza dal 1 novembre del 2013? Zero. Zero. Non abbiamo fatturato neanche un euro. Non abbiamo fatto neanche un contratto per periodo di competenza successivo al 1 novembre del 2013. Lo sanno gli operatori che sono qui seduti, ma lo sanno purtroppo i nostri artisti. Cos'è che non ha funzionato? E perché non funziona? Qualcuno potrebbe dire che forse non funziona questo livello di alta litigiosità che caratterizza un po' gli artisti e che inevitabilmente porta più che a focalizzare, diciamo così, l'ottenimento di un contratto cosiddetto di licenza con gli utilizzatori piuttosto che fare la competizione. Bene, io penso che probabilmente ci sono una serie di fattori che contribuiscono a rendere questo mercato non funzionante. Nel settore musicale è un po' diverso, ma poi vedremo perché. E quindi l'incipit con cui ho iniziato, cioè basta che funzioni, evidentemente non va, perché qui non funziona. E allora perché non funziona? Non funziona per una serie di ragioni che erano state da noi dette a luna di notte, diciamo così metaforicamente, di quel famoso, di quella famosa notte del gennaio del 2012. Perché? Perché un mercato liberalizzato che lascia dei più soggetti a determinare con un unico soggetto il compenso spettante per le diffusioni televisive o per le diffusioni con altre modalità dell'opera cinematografica o dell'opera assimilata, rende i soggetti che si mettono a fare la trattativa con l'unico soggetto inevitabilmente deboli, perché l'utilizzatore fondamentalmente fa due cose. Primo, ovviamente, fa il gioco suo, che è quello di ritardare il pagamento. Secondo, vuol pagare bene, non vuol pagare male. E se ha due soggetti in competizione, o tre, o quattro, o anche l'ipotesi che ci possa essere un quinto, un sesto, un ottavo, non sa mai quanto e a chi deve pagare. Perché evidentemente i criteri di fissazione dell'equo compenso e soprattutto di identificazione degli artisti che sono aventi diritto sono diversi da collecting in collecting, e quindi versare quanto e a chi, non sapendo cosa e quanto versare, diventa il miglior strumento. Sappiamo tutti che le società, diciamo, di sfruttamento delle opere dell'ingegno non vivono nel massimo come tutte le società operanti nel nostro territorio, e quindi giustamente, comprensibilmente, ritardo nel pagamento. Allora, ma tu, mi potrebbe scherzosamente dire il mio amico Sforza, dice: ma tu sei un inguaribile monopolista, e lui, siccome sa che io non lo sono, non lo dice. Perché? Perché basta che funzioni. Ma allora come può funzionare un mercato che mantenga il principio sano di una liberalizzazione, che è il diritto di scegliere, con il principio sano, diciamo, di un mercato che funzioni, e cioè che gli artisti percepiscono il compenso, che non si trovino di fronte a un mercato bloccato? Naturalmente ciascuno ha la propria fede religiosa, io ho la mia, e qui ve la dico in 448. Secondo me l'unico strumento è quello delle coalizioni, cioè dobbiamo fermare dei consorzi, possibilmente anche un'unica centrale, e possibilmente, che è esattamente magari l'opposto di quello che pensa il nostro amico, ma che inevitabilmente, e per le trattative e per le ripartizioni, usino degli stessi criteri, una stessa lingua, possibilmente anche con un'unica banca dati, perché altrimenti la RAI, Mediaset e chiunque si affacci sul mercato utilizzando delle opere, non sapendo quanto, a chi pagare e in che misura pagare, semplicemente non paga. Non sto dicendo delle sciocchezze, perché è la storia che ci dice come stanno andando le cose. E allora,
arrivo a dire che pur essendo assolutamente pronto ad affrontare qualsiasi mercato, ivi incluso un mercato liberalizzato, purché obbedisca al principio detto all'inizio del mio intervento, cioè basta che funzioni, bisogna che il mercato lo si doti di regole certe e di regole che abbiano un unico obiettivo, che l'utilizzatore paghi il giusto prezzo e che non si trovi nelle condizioni di poter giustamente non pagare, perché altrimenti il mercato si blocca. Ora, naturalmente, io sono molto contento che il governo si concentri nel superare il DPCM del 19 dicembre del 2012, nel superare il DPCM del 17 gennaio 2014 e che prenda e recepisca i principi cardine posti alla base della direttiva comunitaria collecting, evviva! Però il tema è che nonostante, cioè se noi dotiamo le collecting di obblighi alla trasparenza, non abbiamo risolto il vero problema, perché il vero problema è giusto appunto quello di un mercato bloccato. Allora, arrivo persino a dire che l'obbligo della trasparenza è l'ultimo dei problemi, perché l'artista non andrà mai da una collecting non trasparente, e quindi è il mercato che impone la trasparenza. Tanto più sei trasparente, quanto più avrai artisti. Quindi la trasparenza io la lascerei come problema secondario. Il problema che ci dobbiamo porre è: dobbiamo creare un tessuto normativo che garantisca il pagamento del compenso, del giusto compenso, senza naturalmente approfittarsi di posizioni di mercato, senza naturalmente approfittarsi di rendite di posizioni, senza naturalmente approfittarsi di una stortura che magari il vecchio regime aveva dato. Per cui noi, e qui sento veramente di parlare non a titolo personale ma proprio a nome dell'istituto, siamo pronti ad affrontare la concorrenza purché, come diceva il collega che assiste Mediaset, purché tutti osservino le stesse regole, purché ci siano poche regole ma chiare e tutte finalizzate all'unico obiettivo che ho detto prima. Grazie. Grazie ancora e passerei la parola alla dottoressa Rosanna Munno, che ringrazio di cuore per la fiducia accordataci e per il grande contributo dato a questa iniziativa. No, intanto sono io che ringrazio voi, Assomusica, Creda e tutti coloro che hanno partecipato, anche il mio ufficio che ha molto contribuito, devo dire, poi al programma, che è molto articolato e che meritava forse una giornata intera, perché è un tema talmente attuale, talmente sentito, che a mio avviso è anche complesso, che forse effettivamente dovevamo dedicare più tempo. Però nulla vieta di riconvocarci in qualche modo, anche perché ascoltando gli interventi che sono stati fatti, io mi sento di dire due o tre cose che credo oggi dobbiamo affrontare, perché abbiamo davanti a noi un'agenda molto serrata. Io credo che occorra, diciamo, un pochino abbandonare quelle che sono le nostre situazioni interne e capire che ci muoviamo in un quadro molto ravvicinato a livello europeo, come è stato detto anche dalla dottoressa De Marco, sui cui contenuti non mi soffermo perché lei ha, credo, capito dalle ultime battute, ha dato il quadro di quello che era la posizione italiana, ma è un'agenda, diciamo, molto serrata, perché entro giugno la Commissione europea si appresta, diciamo, a tirare fuori un documento che sarà più di un documento, ma una strategia sul mercato unico digitale, dove il copyright è uno dei capitoli, diciamo, più importanti. Questo perché c'è una grandissima pressione a livello soprattutto dei paesi nord europei e forse anche di altre forze, diciamo, economiche, per, diciamo, individuare nel copyright, quindi in quello che è uno degli ostacoli maggiori, a detta di alcuni, alla libera circolazione digitale dell'economia e alla crescita, uno dei punti principali di frizione. Ora, su questo io credo che dobbiamo riaffermare, e l'abbiamo fatto nel documento inviato a Bruxelles, la centralità, diciamo, dell'autore e il tema della remunerazione, che è fondamentale, perché non ci dimentichiamo
che qualsiasi diciamo crescita o sviluppo parte da un'industria dei contenuti, industria dei contenuti che rappresenta, diciamo, in Italia almeno un fattore di crescita e uno strumento di crescita molto forte che dobbiamo difendere. Questo per dire che saremo chiamati in tempo molto breve, noi come amministrazione, ma tutti gli operatori, anche ad arrivare a delle soluzioni condivise che in qualche modo inquadrino però il nostro paese in una strategia più ampia. Io sono d'accordo che il mercato unico digitale non solo è alle porte, ma è già una realtà, è una realtà in altri paesi ed è nel nostro paese, diciamo, comincia ad affermarsi. Però è vero pure che qualsiasi strategia noi proponiamo oggi non può prescindere anche da una valutazione attenta dello stato della nostra industria, dello stato delle nostre tecnologie, dello stato di applicazione persino della banda larga, voglio dire, che nel nostro paese stenta, per cui non ci dovremmo trovare poi in Europa in una situazione che poi diventa di fatto subalterna a decisioni che riguardano paesi che hanno una struttura più forte. Noi ci arriveremo a certe situazioni, ma ci arriveremo probabilmente con tempi diversi, quindi dobbiamo contemperare questi interessi. E quando si parla di diritto d'autore, inevitabilmente, a mio avviso, in Italia come in Europa, noi dobbiamo contemperare almeno tre aspetti. Il primo è diciamo, la necessità di un accesso, un diritto all'accesso alla conoscenza, all'informazione, diritto sacrosanto, ma al tempo stesso diritto alla remunerazione dell'autore e diritto anche alla possibilità di creare condizioni per nuova creatività. Non ce lo dimentichiamo, cioè non è che noi possiamo oggi solo gestire l'esistente, dobbiamo creare quelle condizioni che ci danno la possibilità di aprire anche la possibilità a nuove creazioni. Il tema della creazione quindi è un tema fondamentale. E vengo anche ad alcune considerazioni che sono state fatte, anche l'ultima dall'avvocato Miccichè, sul tema della liberalizzazione e quindi il tema anche degli intermediari e la direttiva europea sulle collecting. Allora, noi dobbiamo stare attenti, effettivamente in parte ha ragione Miccichè quando dice è stato un processo diciamo un pochino frettoloso. Io ricordo che come governo noi avevamo tre come amministrazioni, anzi, deputate a creare questi requisiti, questo decreto che in qualche modo metteva ordine e dava delle regole. Abbiamo avuto soltanto tre righe in cui si dice il mercato è liberalizzato, punto. E questo non è che ci ha favorito, perché effettivamente una maggiore riflessione sui criteri, sulle modalità, sui requisiti andava fatta. In un paese dove non è che dall'oggi al domani tu sostituisci, diciamo, un ente a un altro. Non dobbiamo dimenticare però, e questo secondo me è uno dei principi chiave che dovrebbe essere alla base anche di un recepimento della direttiva, che chi ci interessa, gli intermediari svolgono una funzione molto importante, nessuno vuole sottovalutarla, ma chi ci interessa è il destinatario di questi, cioè colui che è l'autore, diciamo, o l'interprete esecutore. Non è che, cioè, le società possono nascere, crescere o anche non crescere e chiudere. Chi ci interessa oggi è che chi deve beneficiare di quei fondi li abbia. Questa è la prima. Io concordo con Miccichè che qualsiasi regola, diciamo, debba essere data, deve garantire questo principio. L'altro principio, veniva detto, è anche contemperare però l'equilibrio al fatto che oggi noi lavoriamo in un sistema aperto. Chiunque schiaccia un bottone può anche modificare un'opera, e qui effettivamente Mediaset ha ragione quando si dice si può essere intermediari attivi o passivi, insomma, oppure provider, scusate, attivi o passivi. Questo è un punto sul quale nessuno in Italia ancora ha preso una posizione precisa su questo, e questo secondo me è un punto ineludibile, perché se è vero che noi forniamo i creatori, gli autori creano contenuti, poi ci sono i contenitori e chi provvede a far camminare questi contenuti, che in qualche misura beneficia di questo sistema. Immaginate un YouTube senza contenuti, sarebbe il fallimento totale, oppure Google, voglio dire, svolgono un servizio importantissimo, siamo grati, siamo i primi a usare
questi sistemi, però è vero pure che dietro questo chi lavora in questo settore sa che c'è un lavoro che va remunerato e che va regolato. Leggevo ultimamente che, e non dobbiamo dimenticare che in questo la musica è forse un settore che, pur avendo sofferto moltissimo all'inizio di queste nuove tecnologie, poi ha recuperato enormemente. Leggevo i dati ultimi sul fatto che la musica, diciamo, in formato digitale ha equiparato, diciamo, la musica in compact disc, in Italia stiamo parlando, non in America. Questo significa che il lavoro che è stato fatto dagli editori, dai produttori in campo musicale ha prodotto degli effetti. Non so quanto può essere applicato al cinema questo, anche se ci sono già delle esperienze positive, ma sicuramente dobbiamo lavorare in quella direzione. La musica ci ha indicato anche una strada, non è detto che sia perfetta in tutto per altri settori, ma sicuramente è un elemento su cui lavorare. Quindi io credo che noi almeno quello che muoverà l'azione nei prossimi mesi condivisa dell'amministrazione è quella di dire bilanciamo, tentiamo di trovare dei modelli di intervento che bilancino queste realtà. Quindi, per carità, accesso all'informazione con delle regole, regole che nel caso specifico nostro vadano a remunerare chi quei contenuti produce e crea. E in questo senso, appunto, credo che bisogna, anche nel caso della direttiva sulle collecting, diciamo l'esperienza anche che c'è stata nel campo dei diritti connessi e quindi quello che veniva detto, credo che vada tenuto in debito conto. Cioè occorre che noi abbiamo come faro alcune realtà e queste dobbiamo tenerne conto. Credo anche che l'esperienza di una liberalizzazione, appunto, come veniva detto, deve funzionare, e io credo che possa funzionare se questi elementi vengano riequilibrati e vengano soprattutto messi in primo piano chi di questi fondi e di queste remunerazioni è il beneficiario. Quindi la mia è solo per dire, mettiamo al centro delle nostre proposte il beneficiario, che è la persona che in questo momento credo più soffre di una crisi generale, non solo perché non si paga, ma anche perché viviamo in un paese dove chi crea, purtroppo, in un momento di crisi finanziaria come quella attuale, è sicuramente più penalizzato e ha meno garanzie. Quindi dobbiamo lavorare avendo questa, diciamo, linea direttrice davanti, e noi come amministrazione saremo disponibili evidentemente ad accogliere tutto questo. Grazie. Ecco, questa volta direi che se riusciamo a stare dentro i 10 minuti, probabilmente per le 19 chiudiamo, e ne approfitto per chiedere a tutti i relatori se è possibile far circolare le proprie mail, onde dare possibilità a chi è stato qui con noi di rivolgere in maniera, diciamo, elettronica, visto che parliamo di digitalizzazione ed altro, e visto che il tempo non ci consente di aprire un dibattito, che questo possa avvenire per altre vie, e casomai gli organizzatori di questo convegno possono poi centralizzare i risultati di questo dibattito. Passerei la parola al dottor Federico Bagnoli Rossi, grazie. Diciamo così, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Cercherò di stare nei 5 minuti, così cerchiamo un po' di recuperare un po' il tempo che è passato. Allora, mi chiamo Federico Bagnoli Rossi, sono il segretario generale della Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, e quindi principalmente rappresento il mondo del cinema, delle serie televisive, produzione e distribuzione per quanto riguarda l'intera filiera televisiva. Dal punto di vista tecnico è già stato detto tutto, quindi arriverò un po' dopo l'intervento dell'avvocato Tozzi, che sta scappando adesso, così, dell'avvocato La Rosa, sulla parte della giurisprudenza. Magari due paroline per quanto invece riguarda cos'altro si può fare oggi in più, che è stato già trattato. Oggi abbiamo dei nuovi pilastri per quanto riguarda l'attività di tutela dei contenuti audiovisivi, e abbiamo festeggiato recentemente un anno dell'implementazione del regolamento AGCOM, che ha visto ben oltre 200 istanze, di cui 20 fatte dalla nostra federazione, che ha portato al blocco di queste piattaforme
vengono, come dite, vengono definite massive di pirateria, che, come dire, già questo è stato un grande risultato, perché ad oggi per avere un blocco di un sito ci voleva almeno, quindi intorno ai 6 mesi, 6-12 mesi, nell'arco di un anno, nel caso nostro ne sono stati bloccati 20, quindi mi sembra che intanto è un buon risultato. Sicuramente ci aspettiamo che questo regolamento possa svilupparsi, possa migliorarsi in qualche modo. Senza dubbio un'altra cosa che bisogna ricordare, brevemente, una parentesi per quanto riguarda le attività che poi le stesse autorità giudiziarie, la Guardia di Finanza, porta avanti egregiamente, proprio insieme al collega di FPM si è seguita un'operazione molto importante sul più grosso servizio di storage di contenuti legali, che ha portato a un blocco molto importante, sia di DL Storage. E poi una cosa di cui molte volte non se ne parla, è il tema delle autoregolamentazioni. Questo è un tema che a noi sta molto a cuore, anche qua insieme a FPM abbiamo siglato un accordo con gli hub e proprio in questi giorni inizieremo il periodo di prova per vedere, di cercare di chiudere i rubinetti di finanziamento derivanti dall'advertising pubblicitario dei portali illegali. Insomma, questi diciamo ad aggiunta di quello che poi è già stato detto. Quindi oggi il nostro paese è un paese fortunato, è un paese che ha molte strategie per poter tutelare i contenuti, ma arriviamo a parlare della comunicazione. È un tema comunicazione e educazione, è un tema che a noi sta particolarmente a cuore. Quindi magari partirei mandando un filmato, così un breve filmato. Every story that changes the world begins as a spark. A flicker of inspiration that brings together hundreds of people. An army of artists, engineers, carpenters, and designers, for the greatest stories take all kinds of storytellers, giving every ounce of blood, sweat, and talent. A circus of noise and activity that make history, magic, and dreams that come to life, not only entertaining us, but shaping us. Because the more people that touch a story, the more that story touches the world. Find the next great story here. Allora, siete tra i primi che hanno visto, insomma, abbiamo fatto un evento durante il Festival del Cinema di Roma, dove abbiamo portato in anteprima mondiale una campagna che è stata lanciata, sta per essere lanciata dalla Motion Picture Association, importante per noi, ma fino a un certo punto, perché la cosa importante per noi è il messaggio che si vuole dare. Quello che cominceremo a fare, che in parte la nostra federazione, ma anche l'intero fronte audiovisivo ha implementato nell'ultimo anno, iniziare a parlare, ad educare il pubblico, ma raccontandogli ciò che si cela dietro alle più belle storie che poi fanno scaturire le migliori passioni e i sogni all'interno, diciamo, dell'esperienza filmica. Questo è quello. Vi ho voluto portare in realtà l'unico video che oggi è possibile vedere, perché la campagna verrà lanciata tra poco quella americana nei prossimi mesi, e va proprio a puntare sulle maestranze del cinema e dell'audiovisivo. Non sarà una campagna incentrata sull'attore famoso, ma vogliamo andare a raccontare perché il carpentiere, la sarta e tutto quell'enorme comparto che c'è dietro fa questo lavoro tutti i giorni e cosa rappresenta per loro fare questo lavoro. Ecco perché abbiamo iniziato a sviluppare dei progetti di comunicazione. L'anno scorso è stato il primo, come fronte intero dell'audiovisivo, dove FAPAP ha avuto un ruolo, diciamo, di collante, più che altro, insieme ad Anica, MPA, Univideo, e abbiamo fatto un'iniziativa che si chiamava Il Protagonista. Era un po' il primo test per vedere se riuscivamo a portare avanti un progetto di questo genere. Far raccontare ai consumatori finali la loro esperienza legata alla creatività, per renderli protagonisti dei video che loro hanno realizzato, e che poi c'è stato un concorso, hanno vinto e abbiamo chiuso questa iniziativa. Probabilmente questa iniziativa la rifaremo. L'obiettivo sarà anche contaminare le varie realtà del mondo, anche legate a internet, come accennava la dottoressa Rumbo, perché delle piattaforme che vengono sviluppate esistono tanti creatori, creators che sviluppano storie, ma anche da
lo stesso ragazzo è appassionato di fotografia, che spiega come poter fare il direttore della fotografia all'interno del mondo di creators di YouTube, per esempio. E quindi lavoreremo anche in quel senso, vogliamo contaminare un po' le realtà del regista tradizionale con il regista del mondo, diciamo, di questo, perché vogliamo sempre di più ampliare la platea con cui conversare su questi temi. Altra cosa che faremo, non c'è dubbio, cercheremo in qualche modo di sviluppare una campagna che segue quello che in America si chiamerà i MacMovies. Un'ultima cosa, avete visto che poi è apparso Where to Watch? Where to Watch è un po' la mappa dei contenuti italiana. Noi come FAPAP abbiamo dato una piccola mano a Confindustria Cultura Italia per quanto riguardava l'audiovisivo, per fare la mappa dei contenuti, che è un sito educational dove potete andare a vedere le principali forme di offerte culturali, digitali, legali, e poi anche la spiegazione di dove si va, dove si finisce attraverso questo sito. Un'ultima cosa, è notizia proprio di un paio di giorni fa, l'intero fronte audiovisivo è entrato in ENCA, ex European Music Copyright Alliance, oggi European Multimedia Copyright Alliance, il progetto Rispettiamo la Creatività, e l'obiettivo, tra l'altro progetto che noi conoscevamo come FAPA da parecchio tempo, ma che poi ci siamo ritrovati all'interno del lavoro fatto in Agicom, all'interno del tavolo per l'educazione alla legalità, che l'intero comparto dell'audiovisivo ha deciso di entrare in ENCA perché vogliamo arrivare alle scuole, vogliamo arrivare anche alla formazione, anche là andremo a raccontare il mestiere dell'audiovisivo, il mestiere del cinema. Questo un po' per riassumere la cosa per noi fondamentale, che nella prospettiva di enforcement, della tutela dei contenuti, non si può in nessun modo andare a dimenticare quello che è la formazione, l'educazione e la stessa comunicazione, non più anti-pirateria ma pro copyright e pro industria. Grazie. Grazie ancora, e è la volta del dottor Paolo Agoglia, che ringrazio particolarmente per aver rinunciato ad alcuni impegni, avvocato, precedenti, e quindi mi farò, come dire, difendere da lui in caso avrò dei contenziosi con la SIAE. Grazie. Avrà un trattamento di preferenza, assolutamente, assolutamente di preferenza. No, io allora alla fine ho capito perché il presidente Fontana aveva esordito dicendo non è un convegno sulla SIAE o contro, o insomma, oppure contro la SIAE. Alla fine ho capito, c'è stata una sorta di crescendo che ha portato ad una conclusione pirotecnica. Non è un complotto. Su questi aspetti è chiaro che non posso e non voglio trattenermi, perché non è questo il tema del convegno, non è il caso che intrattenga un uditorio ormai esausto su una serie di questioni di metodo e di merito. Io posso dire soltanto che il finale travolgente nel quale la SIAE ha ricevuto questo attacco così sfrenato, così rabbioso da parte di Guido Scorza, fa onore alla SIAE e fa onore a me personalmente, per cui mi è bastato lo sconcerto dell'uditorio per ritenermi soddisfatto, per cui finisco qui. Per quello che riguarda il mio intervento, devo dire il vero, avevo immaginato una relazione che affrontasse, diciamo, tematiche relative all'industria culturale e creativa in Europa, nel momento in cui il diritto d'autore sta per affrontare un passaggio, oserei dire quasi culturale, proprio come prospettive di riforma, di, tra virgolette, modernizzazione, brutta parola, che peraltro non si riesce a cogliere in tutti i suoi aspetti nel pieno significato. Anche perché dobbiamo ricordare che il diritto d'autore europeo altro non è che applicativo di trattati internazionali ai quali anche l'Unione Europea aderisce,
e che quindi si muove nel perimetro dato dai principi fondamentali, quelli cui faceva riferimento Ferdinando Tozzi, principi fondamentali che sono dettati direttamente da trattati, ricordo Berna, Ginevra, da ultimo anche Marrakesh, anche sullo stesso, sulla stessa struttura e sulla stessa tenuta delle eccezioni. E mi riferisco al Tristip Test. Ora, quello che il mio ufficio ed io personalmente mi ero posto come, e mi sto ponendo come, diciamo, problema fondamentale nel dare un contributo in tutte quante le sedi ed anche come, diciamo, supporto alle sedi governative che stanno elaborando la posizione del governo italiano in ordine alla riforma del diritto d'autore nel mercato unico digitale, mi ero posto un problema. Ho detto, ma insieme ad altre società di gestione collettiva europee, dico, ma abbiamo provato ad affrontare il problema della valutazione della portata economica delle industrie culturali e creative europee nell'ambito del mercato interno? Abbiamo commissionato uno studio ad Ernst Young e le risultanze sono sorprendenti. Ve le leggo velocissimamente per lucrare al massimo il tempo a disposizione. Le industrie creative e culturali costituiscono leva strategica per lo sviluppo economico del mercato interno. Generano attualmente il 4,2% del PIL dell'Unione Europea ed un fatturato pari a 535,9 miliardi di euro. I posti di lavoro occupati dalle industrie culturali e creative sono aumentati nonostante la difficile situazione economica generale. Tra il 2008 e il 2012, mentre in Europa i posti di lavoro diminuivano dello 0,7% all'anno, nelle industrie culturali e creative aumentavano dello 0,7% all'anno. Cioè, quindi sommate e troverete il risultato dell'1,4. Le industrie impiegano direttamente oltre 7 milioni di persone e rappresentano il terzo più grande datore di lavoro nell'Unione Europea, tenendo occupato il 3,3% della popolazione attiva dell'Unione Europea. Le industrie culturali e creative arrivano dopo il settore dell'edilizia e dopo quello della ristorazione, incluse le bevande, quindi, e superano ampiamente, in ordine decrescente, badate, i settori del ferro e dell'acciaio, il settore alimentare, quello automobilistico, chimico e delle telecomunicazioni. La maggior parte dei posti di lavoro nelle industrie culturali e creative è costituita da lavoratori e creatori situati all'interno dell'UE e legati quindi all'economia locale dei vari paesi membri, quindi difficilmente insomma, esportabili, sradicabili. Il 19,1% di questi posti di lavoro è occupato da giovani di meno di 30 anni. L'Europa dunque ha il suo punto di forza internazionale nella produzione di contenuti attraverso proprio il ruolo delle industrie culturali e creative. Questa ricerca è disponibile sul sito SIAE, quindi la potete trovare allo stato in lingua inglese e francese. Stiamo allestendo una traduzione di cortesia in italiano. Allora, dunque, mentre in Europa la caratteristica fondamentale è la produzione di contenuti, nell'America invece sappiamo tutti di è la sede delle tecnologie, l'origine delle tecnologie, l'Asia invece della manifattura delle tecnologie. Allora, conseguentemente, attraverso il sostegno e lo sviluppo dell'industria culturale e creativa intesa sotto tutti gli aspetti, sotto il profilo dell'autore che crea da solo, fino alle collaborazioni tra autori, fino agli editori, fino alle grandi produzioni diciamo collegate all'esercizio dei diritti connessi, a quelli degli artisti, degli artisti interpreti, noi possiamo far valere sul piatto del mercato unico digitale in Europa una significatività non trascurabile dell'industria che rappresentiamo. Mi trattengo sui profili strettamente tecnico-giuridici relativi alle prospettive di riforma del diritto d'autore in Europa. Sul punto mi sento di condividere parola per parola
l'illustrazione dei progetti che la dottoressa De Marco ha illustrato per ciò che attiene alla posizione del governo italiano nei riguardi della Commissione, e quindi principalmente il tema della territorialità dei diritti. Non c'è necessità di un titolo unico europeo per il diritto d'autore. La struttura ordinamentale e dei principi fondamentali di carattere giuridico che sostengono il diritto d'autore è dettata dai trattati. Non c'è bisogno di ricorrere, come per il brevetto, alla necessità di una struttura normativa armonizzata. L'opera dell'ingegno nasce per il solo fatto della creazione, non ha una spinta di tipo costitutivo, come per il brevetto, che richiede appunto una regolamentazione di questo genere. Il problema delle eccezioni. Le eccezioni, è assurdo pensare, come ha sostenuto la relatrice Reda nella commissione Iuri, che ricordo appartiene al Partito Pirata Tedesco, è stata affidata alla relazione sulla riforma del copyright ad una rappresentante del partito pirata, quasi provocatorio nella scelta a livello di comunicazione posturale. Dire che tutte le 21, 20, 24 eccezioni indicate nell'articolo 5 della direttiva InfoSoc debbano essere praticate obbligatoriamente per tutti i paesi significa quantomeno non avere la cognizione, non avere letto i lavori preparatori della direttiva 2001-29, quando tutti hanno visto che quel numero di eccezioni era stata originata semplicemente dalle necessità specifiche dei singoli paesi che stavano contribuendo alla redazione di quella direttiva. Quindi dire che tutte quelle devono essere rese obbligatorie significa praticamente siamo ai limiti dell'ignoranza, nel senso di chi ignora, come diceva un vecchio politico italiano, no? E certamente ci sarà da rendere obbligatoria qualcuna di queste, e penso a quella relativa alla copia privata, giusto per riuscire a determinare uno schema tariffario che possa essere, diciamo, armonizzato a livello europeo. Anche qui però con molta attenzione, ed in ciò ancora una volta confermo l'adesione all'illustrazione fatta dalla dottoressa De Marco prima di me, con una seria valutazione di impatto, perché non basta dire bene, armonizziamo le tariffe in tutti i paesi, andiamo a vedere il trattamento fiscale di questi supporti, di questi prodotti in tutti i paesi. Se ci armonizzate anche l'IVA, il trattamento fiscale connesso alla vendita dei, diciamo, supporti in questione, allora magari si può cominciare a discutere di un'armonizzazione di tariffe. E magari mi soffermerei anche sui circuiti distributivi di questi prodotti che vigono all'interno dei singoli paesi UE. Le catene distributive commerciali probabilmente sono diverse da un paese all'altro, e una catena più o meno lunga, più o meno complessa, può determinare dei costi aggiuntivi, delle necessità aggiuntive. Quindi, vero, rendere obbligatorie le eccezioni, ma con serie valutazioni di impatto. Ho lasciato per ultimo, e non tratterrò di più l'uditorio su questo punto, sulla necessità effettivamente di realizzare finalmente un ritrasferimento di valore economico dagli operatori culturali già consegnato agli operatori tecnologici nel web, e farlo ritornare agli operatori culturali, cioè ai titolari dei diritti sui contenuti. Ho sentito dire questa sera che la legge del 1941 è vecchia, e torna il vecchio motivetto, ma il codice civile del 1942 è vecchio e nessuno ne parla. Perché? È perché il codice civile è stato aggiornato, e anche la legge del 41 è stata aggiornata, lo sappiamo tutti, da ben 19 direttive europee e vari interventi del legislatore nazionale. Allora mi sa più di un espediente di tipo, come dire,
lo vogliamo chiamare comunicazionale, di tipo, come dire, una captatio benevolenzi di uditori disponibili, perché la legge del 41, come il codice civile del 42, appartiene alla vecchia stagione della sistematica giuridica, quando grandi, diciamo, corpi giuridici venivano sistemati, venivano disciplinati da complesse leggi di sistema. Non è un caso che, come il codice civile, anche la legge 633 viene modificata con il sistema della novellazione, che è un sistema di tecnica giuridica che, inserendo norme nuove, cerca di adattarle al sistema preesistente. Perché? Perché il sistema determini una capacità di risposta in termini di principi quando non vi siano norme espressamente dedicate alla regolazione della singola fattispecie. E quindi stiamo parlando di un sistema giuridico serio, di un'impostazione giuridica che va conservata, ed è stato questo, a dire il vero, oggi ho dovuto, diciamo, convenire, l'unico punto sul quale sono stato d'accordo con Guido Sforza. Cioè il fatto che effettivamente la legge 633 del 41 è un'opera dell'ingegno in sé, ma questo, detta così, è in effetti c'è l'espressione più, diciamo, classica di quella stagione della sistematica giuridica derivante a suo tempo dalla codicistica napoleonica e precedente, che dava comunque, era animata comunque dall'aspirazione di dare comunque una regola alla fattispecie e consentire quindi che un sistema giuridico si adattasse a che cosa? All'evoluzione del fatto, all'evoluzione della realtà, perché che se ne dica, la norma è sempre indietro rispetto al fatto, questo ce lo insegnano i filosofi del diritto, e questo vale a maggior ragione per l'era digitale, in cui si pretende di creare una norma giuridica per un evento a livello digitale e tecnologico. È evidente che la norma giuridica sta indietro, è evidente che vanno cercate forme di disciplina che o fa riferimento a principi di carattere generale, oppure, ma davvero stiamo forse allungando troppo i tempi, dovrebbe far riferimento a, diciamo, normative che vengono dal basso, cioè codici di condotta e altro, ma questo è un discorso che potremmo fare magari in un'altra occasione, vero Presidente Spera, magari proprio in questa sede qui, ove ci volessimo dedicare un po' più approfonditamente e consapevolmente ad un approfondimento tecnico-giuridico di questi profili. Per finire, se le industrie culturali e creative hanno una rilevanza di tipo economico rilevante nel mercato interno, occorre quindi certamente, diciamo, procedere ad una revisione della legge della direttiva 2001/29 in combinazione efficace con la direttiva del 2000 relativa al commercio elettronico. Perché parlavo della legge del 41? Molti dicono la direttiva Infosoc sul diritto d'autore è vecchia, è del 2001 e va riformata. Quella sul commercio elettronico è del 2000, è ancora più vecchia. Ed in termini di rete, in termini di sviluppi tecnologici, se vogliamo, questi anni trascorsi sono corrispondenti ad ere geologiche. Stiamo parlando di realtà tecnologiche in cui motori di ricerca, social network e tipi di provider che oggi sono presenti, era inconcepibile allora, cioè 15 anni fa, che potessero operare, e quindi creare un sistema di responsabilità, tra virgolette, limitata, il safe harbor, il porto sicuro nel quale si rifugiano oggi gli internet service provider e gli operatori di rete che come loro agiscono sulla rete, è assolutamente antistorico e, diciamo, offende forse anche l'intelligenza degli osservatori. Piccole, diciamo, proposte che venivano da sottoporre alla riflessione dell'uditorio: un'agenda creativa per il mercato digitale europeo in 5 mosse. Sviluppo culturale: dare una nuova linfa al progetto Europeana, sviluppando accanto al settore letterario due nuove ramificazioni costituite dal settore audiovisivo cinematografico e da quello musicale. Sul piano dell'innovazione, operare affinché nell'ambito di Europa 2020, piano Juncker, siano stanziate risorse dedicate a progetti innovativi per le industrie culturali e creative, dal momento che queste generano appunto il 4,2% del PIL europeo.
Per ciò che attiene all'educazione, i profili dell'istruzione, il programma Erasmus venga dedicato anche all'educazione culturale, quindi presenza e progetti con artisti e autori europei nelle scuole ed università. Istituzione della giornata europea del diritto d'autore, che anima e motore delle industrie culturali e creative. L'ecosistema delle industrie culturali e creative, perché di ecosistema si tratta, è determinato e promosso dalla tutela del diritto d'autore. Per contribuire all'equilibrio di tale ecosistema occorre pensare a livello europeo ad un'equità e parità di condizioni fiscali in Europa, alla realizzazione e al sostegno di piattaforme e start-up di distribuzione di opere di contenuti creativi, ma che siano europee. E qualcuno che ha certamente letto giornali o ascoltato notizie in questi giorni sa cosa si sta pensando. Con una particolare attenzione al trasferimento del valore dagli intermediari internet alle industrie culturali e creative. Si sono avvalsi per troppo tempo del porto sicuro costituito dalle limitazioni date dalla direttiva sul commercio elettronico. Occorre invertire la marcia e trasferire il valore anche a questi ultimi. Occorre procedere ad una coerente e consapevole azione di enforcement con un contrasto alla pirateria digitale che colpisca siti illegali, dunque anche con azioni di inibizione della pubblicità, e penso alla prospettiva generale del follow the money. Ed ho finito, in ultimo, al sostegno al ruolo delle società di gestione collettiva dei diritti, le quali per la loro funzione solidaristica rappresentano in tutti i paesi dell'UE un punto di riferimento consolidato storicamente, socialmente ed economicamente. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a lei. Giordano San Giorgi. Avrei avuto modo di studiare tanto. Bene, allora intanto io ringrazio per l'invito, per aver partecipato a un corso di formazione sull'argomento importante. Non vi avrei partecipato se non fossi stato invitato, intanto questo è stato fondamentale. Magari un po' lungo, ci vuole un coordinamento un po' più agile, ma va bene così, va bene. Ti ringrazio, Vincenzo. Devo dire, rappresentando i piccoli discografici indipendenti, la realtà degli artisti indipendenti, che ovviamente noi, come si vede anche in genere, restiamo un po' schiacciati sia quando c'è un monopolio molto forte, sia quando c'è una liberalizzazione come quella che è stata descritta prima. Io cito due cose che mi sono piaciute, ed è stato il richiamo della Rumo alla nuova creatività, nessuno l'aveva detto. Qui sembra che tutti si occupino di un prodotto, vedo assimilare un contenuto culturale a prodotti qualsiasi. Intanto ricordiamoci che ci stiamo occupando di un bene culturale fondamentale per il patrimonio culturale, identitario ed economico del nostro paese, che non può essere delocalizzato e che quindi va tutelato e sviluppato in maniera molto più molto più curata, non buttato nel mercato libero così come se dovesse competere come fa la Fiat o come fanno altro tipo di attività. Questo è un altro genere di attività. Chi suona pensa di fare cultura, di fare parte del progetto di rinnovamento culturale del paese. E mi piace che la dottoressa l'abbia ricordato, il Ministero dei Beni Culturali abbia centrato questo argomento che non era venuto fuori. Un altro aspetto è quello proprio della tutela della nuova creatività, quindi costruire con queste risorse gli incentivi per fare le nuove generazioni che costruiranno i nuovi autori. Oggi è questa la difficoltà. Io sono contento, ad esempio, delle citazioni che ha fatto Scorza, perché stiamo proficuamente, al di là del fatto che una serie di problematiche sono state sollevate, comunque la direttiva europea che arriva le risolverà, perché sono state citate frasi dell'attuale presidente della SIAE, col quale noi abbiamo aperto un confronto, un dialogo, perché riteniamo intanto che un rinnovamento generazionale sia stato un segnale importante, riteniamo che le dichiarazioni che lui ha fatto di una SIAE riformata, agile, trasparente, digitale, tutta una serie di argomenti vadano in questa fase sostenuti,
al di là che poi magari si riesca in qualche modo perdenti, vincitori, adesso questo non lo so, però riteniamo che questa sia un'apertura di rinnovamento reale che in qualche modo ci vede al fianco di un progetto come questo. Ci vede comunque sostenere chi vuole realizzare, credo, all'interno di un mercato globale dobbiamo realizzare un campione italiano dei diritti. Se in un mercato globale noi arriviamo così disuniti come appariamo adesso, cosa credete che faccia dei diritti italiani? Cosa credete che faccia di Assomusica e delle sue esigenze per lo spettacolo dal vivo? L'Europa oppure i grandi trust che governano il digitale, di cui poco si è parlato. Oggi noi abbiamo 8 marchi che governano la distribuzione della cultura e della musica nel mondo. A centinaia e centinaia di milioni di computer c'è una concentrazione monopolista micidiale che è grave dal punto di vista della diversità culturale. Oggi in 4 possono decidere domani di schiacciare un bottone ed eliminare tutta la cultura musicale indipendente di un paese. Tu su YouTube non ci sei più, dove vai? Dov'è che vai? 15 anni fa con 100.000 PC collegati c'erano 100.000 scelte per andare a vedere un video o ascoltare un brano. Oggi con 100 milioni di PC collegati la scelta è una, YouTube, no? Oppure ti tolgono da Facebook, non esisti più. Facciamo entrare i russi, i cinesi, facciamo una... Oggi ho letto, e anche questo fa parte della dichiarazione del nuovo presidente SAE, un motore europeo che sia alternativo a Google, un motore di ricerca, un'identità europea, oltre che quella nazionale, indispensabile. Dico, dobbiamo lottare su queste battaglie, assolutamente, perché se ci presentiamo all'Europa così disuniti, così litigiosi, così italiani, mi viene da dire, questo è il termine che io... penso che perderemo su tutta la linea. Sicuramente vinceranno gli stati che si presentano uniti, gli stati che come la Francia hanno imposto alle radio e alla TV di poter diffondere per il 40% musica francese e per il 20% musica di giovani esordienti, che hanno imposto di pagare al digitale un equo compenso che va a incentivare chi produce nuovi contenuti culturali, o come la Germania che per un periodo ha aperto una trattativa con YouTube in maniera forte, cioè quei paesi che sono forti anche in altri settori. Anche noi dobbiamo dimostrare questa forza, e questo lo facciamo solo se, al di là delle criticità che ci sono e che noi riconosciamo, nel senso che noi abbiamo necessità di una SIA riformata che, se va nel senso che ha indicato il nuovo presidente, non potrà che togliere tutta la polvere del passato, perché il digitale per forza obbligherà alla trasparenza, per forza obbligherà all'analitico, il bordereau elettronico, obbligherà a fare avere a ogni esecutore l'euro che gli spetta, invece di mantenere quella sorta di polverosità che c'era prima. E quindi io ritengo che da questo punto di vista vada in qualche modo sostenuta, con tutte le criticità, le diversità che sono utili in questi casi, ma vada sostenuta la realizzazione di, ripeto, un soggetto forte che si presenta in campo europeo. L'altro soggetto forte deve essere quello dei diritti connessi. Io sono pienamente d'accordo con Micichè, lo dico, abbiamo anche in qualche modo lavorato a un consorzio prematuro, devo dire, insomma, come idea, perché i diritti connessi, così come sono pensati oggi, sono una liberalizzazione nel quale domani anche un'impresa edile potrebbe diventare società di intermediazione di collecting. Adesso lo dico come battuta, senza nulla togliere l'impresa edile. Però, insomma, voglio dire, sicuramente non c'è quell'attenzione di nuovo al bene culturale che va fatto. Aggiungo due elementi sui cambiamenti. Noi andremo verso un mercato sempre più frammentato, dove sarà sempre più difficile cercare in qualche modo di rappresentare degli interessi ampi. Se poi capitasse che un bel giorno le major decidessero di disinvestire dal nostro paese, e quindi parlo delle major musicali, quindi di andarsene come capita in altri settori, sicuramente avremmo un panorama di fatturato per tutti lievemente diverso. Quindi io credo che in un ampliamento come questo l'indicazione che arriva da questa nuova indicazione SIA, che è quella di rafforzare il
l'italiano, il Made in Italy, di rafforzare la scena indipendente ed emergente, quindi quello che non è delocalizzabile, sia assolutamente indispensabile. Così come è indispensabile, credo, lavorare a un nuovo tema del diritto d'autore. Qualcuno l'ha già detto, ed è l'ultimo elemento che aggiungo, ed è un po' la concezione che c'è oggi del diritto d'autore fra le nuove generazioni, che io cerco di interpretare pur non credendo di riuscirci fino in fondo. Oggi, differenza fra diritto primario e diritto connesso sono differenze che non sono percepite. Oggi noi riteniamo che abbia piena legittimità di riscuotere una parte di questo diritto, oltre a chi fa l'evento unico, perché è un'opera d'arte in qualche modo, anche chi realizza il videoclip, chi realizza il logo, chi fa parte di tutta la filiera creativa del brano musicale. Oggi, senza questo tipo di interventi creativi, un brano non va da nessuna parte. Quindi un diritto d'autore 2.0 deve assolutamente porsi in questo modo, e quindi andare a richiedere attraverso l'ecocompenso, attraverso i distributori oggi monopolisti, speriamo meno monopolisti più avanti, le risorse che in qualche modo loro investono per fare circolare i contenuti che fanno fare business alle grandi multinazionali. Da questo punto di vista, quindi, noi crediamo che una politica di incentivi e di sgravi verso i giovani sia una politica importante. Credo che una piccola buona notizia non faccia male, perché altrimenti viviamo sempre una sorta di apocalisse, che c'è, perché il settore musicale vive un'alluvione molto forte e molti giovani artisti indipendenti emergenti fanno fatica rispetto a un tempo a vivere della loro musica. Però diciamo che sabato 18 aprile si festeggerà il Record Store Day, c'è un boom del vinile, che è un boom di nicchia, ma quello è sicuramente un boom di produttori indipendenti, mentre quello digitale che veniva citato prima è in mano purtroppo a pochi marchi multinazionali che pagano cifre irrisorie agli artisti e tengono loro tutte le economie. A questi dovremmo chiedere i soldi prima, caro Spera. Spotify dovrebbe finanziarti un anno di concerti dal vivo per quello che tu gli fai. E dico quindi, concludendo, che sgravi e incentivi ci saranno sabato 18 aprile, il Record Store Day, è la festa dei negozi di dischi indipendenti che ancora resistono, ma soprattutto di molta produzione indipendente su vinile che in un mercato di ultra nicchia sta crescendo, e quindi dà un segno positivo di un artigianato culturale, questo delle imprese indipendenti del Made in Italy, che vanno tutelate e sviluppate, non buttate nel mercato globale con la sicurezza di morte certa. Grazie. Lascerei a questo punto la parola al dottor Luca Vespignani, ringraziandolo per essere riuscito a resistere. Grazie a voi per l'invito. Mi scuso per essere involontariamente l'ultimo, che so che è sempre la presentazione peggiore. Ci sono delle slide, ma non mi soffermerò vista l'ora. Devo dire che continuo ad avere questa sensazione strana, cioè di essere in rappresentanza della musica, citato oggi come modello da seguire, quando fino a pochissimo tempo fa eravamo forse cattivi per antonomasia. Devo dire che sono anche un po' geloso di SIAE, perché ormai l'avvocato Scorza ha attenzioni solo per SIAE, e noi non ci... Però devo dire che questo lo prendo come un ottimo segnale, quindi va benissimo così. Molto velocemente vi do due dati, anche perché oggi sono stati lanciati molti dati, ma quasi nessuno l'ha corretto, anche se alcuni si avvicinavano, sull'andamento nel mercato. Oggi a livello mondiale il 39% è generato da digitale. In particolare in Italia siamo arrivati al 38%, e questo è un dato da non sottovalutare, perché abbiamo sempre avuto un gap pesante rispetto ad altri paesi in fatto di sfruttamento degli asset digitali, oltretutto in una situazione in cui ci sono degli ovvi svantaggi, insomma, non devo essere io a ricordarvi la bassa penetrazione della banda larga, il costo della banda larga, quindi la bassa propensione all'acquisto tramite carta di credito, quindi con una condizione nettamente sfavorevole rispetto a paesi diversi. Quello che vedete in basso è un numero che magari per molte aziende può suscitare un sorriso, cioè un più 4%. In realtà vi assicuro che per l'industria discografica questo significa stappare bottiglioni di champagne, visto che
da 11 anni calavamo, abbiamo perso quasi il 50% nel mercato. Oggi fare un più 4, oltretutto generato dal digitale, che ovviamente è in grado di generare fatturati molto più bassi a parità di volumi rispetto al fisico, crediamo che sia stato un grande successo. Come ci si è arrivati? Ci si è arrivati qua, velocemente, facendo quello che molti oggi hanno evocato, cioè aprendoci completamente alle innovazioni e a soggetti terzi che potevano essere dei partner validi per far rinascere questo mercato musicale. Quindi l'industria discografica è entrata in mercati che tradizionalmente non le appartenevano, quindi il management digitale in primis, il live, il merchandising, le sincronizzazioni, moltissime partnership e moltissimo co-branding. Aveva ragione il professor Figaro stamattina quando diceva che è in atto una trasformazione. Oggi l'industria discografica non è più strettamente un'industria pesante che produce della plastica di fatto, dei pezzi di plastica rotondi, ma è un'agenzia di servicing per l'artista, che cura per l'artista tutti gli aspetti della sua professione. Ovviamente sfruttando quella che è la situazione attuale italiana. Se pensiamo che oggi in Italia ci sono 45 milioni di SIM, il 54% dei telefoni sono smartphone, il 57% dell'ascolto oggi è un ascolto in mobilità. Le potenzialità del 4G, ecco che si è dovuti per forza andare verso proprio un cambiamento profondo di concetto, che è il cambiamento passaggio dal possesso all'accesso, possibilmente quando l'utente vuole, dove vuole, a prezzi bassi, magari come spesso accade su molte piattaforme oggi, in maniera totalmente gratuita, il che non vuol dire non remunerare gli autori o le case discografiche, ma vuol dire coinvolgere una terza parte che paga per quel servizio per il consumatore. Tanto per darvi un'idea, guardate che cosa generano in termini di social engagement alcuni artisti, parliamo solo di 5 artisti principali, oggi generano 110 milioni di visualizzazioni su YouTube, 59 milioni su Vivo, che è il canale appoggiato a YouTube di proprietà delle major discografiche, contatti per 2 milioni su Wikipedia, 1,5 milioni di like su Facebook e quasi 1 milione di follower su Twitter. E non è un caso che 9 su 10 dei personaggi più seguiti su Twitter, su Facebook sono artisti e 7 dei più seguiti su Twitter sono ancora artisti musicali. Questo è un mercato potenzialmente vastissimo, non necessariamente in termini anche di revenue o comunque di fatturato diretto, ma in termini di lavoro a contatto con quello che poi è l'elemento essenziale per la sopravvivenza delle musiche discografiche. Da qualche anno si comincia a lavorare su questa parte del business in maniera molto più efficace. La rivoluzione digitale che cosa ha comportato? Ha comportato una revisione totale dei modelli di distribuzione. Oggi ci sono 40, non è neanche aggiornato quel dato, ci sono 40 milioni di brani a disposizione, come ho detto prima, in ogni momento accessibili in qualsiasi luogo. Ci sono diversissimi modelli di fruizione della musica, dal classico download alla carta, il più, per intenderci, streaming gratuito, streaming a pagamento, video musicali, musica data in bando con altri prodotti, più tutta un'altra serie di esperimenti su modelli innovativi che sono in corso. Come si risponde alla pirateria? In maniera integrata, quindi con un approccio strettamente di enforcement, ma anche quello integrato, che ve lo farò vedere dopo, ma soprattutto con una risposta legale, che è quella che ho appena citato. Quindi ho sempre pensato che si potesse chiedere una tutela molto pesante, ma lo si potesse fare soltanto nel momento in cui c'era l'alternativa totalmente legale. Per cui paradossalmente la chiediamo quasi più forte oggi, che siamo in una condizione in cui decidiamo la possibilità di accedere in maniera molto libera e differenziata, soprattutto alla parte legale. Velocissimo sul regolamento Agicom, siccome si erano evocati scenari apocalittici di chiusura di internet, di chiusura di Google, di Facebook, di migliaia di siti pronti nelle liste delle major per essere segnalate ad Agicom, noi quest'anno abbiamo segnalato fino a questo momento 15 piattaforme, però segnalando solo quelle 15 piattaforme, che sono solo piattaforme illegali, abbiamo inibito, poi possiamo stare qua giorni a discutere di efficacia, il concetto che abbiamo inibito 5 milioni di file, di link a file illegali. Sottolineo 100% di successo, nessuna archiviazione e nessun rigetto delle istanze. Questo non per attribuirci chissà quali meriti, ma ne parlavamo prima con l'avvocato Sforza, perché il regolamento AGI, come sempre, è stato interpretato in maniera secondo me scorretta. Il regolamento AGI è l'estrema ratio. Prima viene un approccio che è completamente diverso, che è quello della ricerca degli accordi su base volontaria.
io come industria preferisco un accordo con quella determinata piattaforma in maniera tale che io, assumendomi le responsabilità, segnali la presenza di un file illegale, che con la piattaforma in maniera fattiva collabori, piuttosto che andare con Agicom o piuttosto che andare col penale. Quindi questa è l'estrema ratio e mi sembra che questi dati, quantomeno per l'industria musicale, lo confermino, quindi un utilizzo del regolamento Agicom molto oculato. Chiudo segnalando una cosa, si è parlato di due cose oggi, dell'intervento degli intermediari, non pubblici ma privati, quindi tutti quei soggetti che si mettono fra produttore e consumatore finale, e di una volontà di riformare il copyright, insomma, da Commissione Reda a molti tentativi anche a livello locale. Dico una cosa, se è stato possibile tutto quello che abbiamo visto, quindi lanciare tutti questi modelli innovativi, studiarne ulteriori ancora, avere centinaia di piattaforme autorizzate alla distribuzione legale, 40 milioni di tracce online, arrivare addirittura a soluzioni in cui il consumatore non paga, forse il panorama attuale di tutela funziona o comunque non impedisce l'esplosione di questi sistemi. Quindi una revisione molto pesante mi sembra francamente inutile. Se abbiamo potuto farlo noi, credo che lo possano fare molte altre industrie, lo stanno facendo, però insomma mi sembra che lo spazio di manovra ci sia. Sulla questione di intermediazione, il punto è che quando si pensa a una revisione del copyright, lo si pensa sempre in funzione di una limitazione dei diritti dei produttori e di una maggiore libertà invece di quei famosi intermediari. Beh, signore, forse andrebbe pensato al contrario. Andrebbe pensato al contrario, perché oggi il vero concetto anacronistico è quello di Safe Harbor per quelle piattaforme, che Safe Harbor non sono più, perché insomma non sono sicuramente soggetti passivi, né da un punto di vista dell'organizzazione del sistema, né soprattutto da un punto di vista del fatturato generato. Quindi insomma, forse il concetto di Safe Harbor che va rivisto, non il panorama delle tutele dei diritti. Mi allaccio anche a quello che diceva Giordano. Giordano si lamentava forse giustamente di Spotify, di quello che Spotify paga agli artisti. Guardate che io ho visto l'altro giorno il grafico di uno studio che paragonava quello che pagano gli artisti Spotify e quello che paga YouTube, siamo a quasi 20 volte. 20 volte che paga di più Spotify rispetto a YouTube. Okay. Non volevo colpire un ambiente in particolare. No, ma io lo dicevo proprio nella misura in cui forse andrebbe rivisto il ruolo degli intermediari. Quindi, ma anche noi ce l'abbiamo con YouTube, figuriamoci, c'è il nostro secondo cliente a livello mondiale, quindi per carità. Però insomma, visto che a fare gli investimenti sono quelli che stanno a monte di YouTube, forse una più equa ripartizione di quei proventi sarebbe auspicabile. Chiudo con un auspicio, io sinceramente mi auguro che si vada ancora di più in questa direzione e che quindi si sia in grado di, con partnership, perché da sola l'industria discografica non lo può fare, di andare verso nuovi, ancora più, ancora migliori sistemi per l'utente finale alla fine, perché poi noi siamo spesso apparsi come cattivi, in realtà se non ci fossero i consumatori finali non esisteremmo neanche noi, quindi ben vengano questi sistemi. Grazie. Sarei senza parole, per cui vi dico solo grazie e mi auguro che mi auguro che questo incontro abbia un seguito e che tutta la materia sviscerata possa essere sintetizzata in qualcosa che diventi un progetto legislativo che guardi al futuro, senza però mai dimenticare che non c'è creatività senza qualcuno che supporti la creatività. E laddove non c'è sintonia, non c'è sinergia, può darsi che chi è più forte strozzi chi è più debole, ma morendo chi è più debole un po' per volta muore anche chi è più forte. È quello che succede in Italia ultimamente. Grazie.